Benvenuti a tutti, questo è il secondo appuntamento dell'IGEP, una idea che è partita 3-4 anni fa per poter ragionare sui problemi internazionali, in particolare sui problemi della politica economica internazionale ed europea. In questo secondo appuntamento l'argomento principale è legato alla crescita della produttività, al differenziale di crescita di produttività tra gli Stati Uniti da un lato e l'Europa, che mentre ci ha visti, ha visto l'Europa sovrapporsi positivamente fino agli anni 90, fine e metà degli anni 90, poi ha visto declinarsi invece l'andamento dell'Europa rispetto a quello degli Stati Uniti. Oggi avrete i componenti dell'IGEP che parleranno principalmente di questo argomento, ma poi di tutte le applicazioni che in questo argomento vengono immediatamente, cioè il problema europeo, il problema italiano. Io credo che uno dei temi importanti che verrà trattato fra pochi minuti è il fatto che in Italia, appunto, la scarsa crescita della produttività crea un problema sul futuro della crescita degli investimenti, e questo problema è legato a molti motivi. Ne abbiamo parlato poco fa con il premio Nobel Pissarides, che è qui, dal tempo lungo per andare sul mercato delle innovazioni, al problema di mancanza di venture capital, al problema della rigidità del mercato del lavoro, ai scarsi incentivi che esistono nel sistema universitario per poter muoversi dall'università al mondo del lavoro, al mondo della ricerca. Tutto questo sono uno dei temi che oggi discuteremo, e io posso dire una cosa: come rettore di un'università che ha anche avuto una lunga tradizione rispetto a studiosi nel campo tecnologico e scientifico, il problema è anche un altro, lo dico in anticipo, è anche quello della scarsità degli incentivi che esistono oggi per far sì che il mondo della ricerca diventi anche strettamente connesso al mondo dell'innovazione. Questo è un problema non risolto che probabilmente da un punto di vista delle leggi e delle norme future potrebbe essere affrontato in un modo diverso. Lo dico anche perché c'è qui il Ministro, appunto perché questo è un tema delicato e mai ben risolto. Bene, il rapporto si divide in 5 parti: produttività, sulle sorgenti della produttività, il problema del rapporto tra innovazione e crescita, la situazione italiana fondamentalmente. Lascerò subito la parola dopo la breve introduzione del dottor Caltagirone, che io ringrazio perché è il finanziatore fondamentalmente di tutta questa operazione, un'operazione che andrà avanti nei prossimi anni e che verrà allargata e arricchita dal fatto che stiamo costituendo anche una European School of Government, e che potrà quindi di mese in mese aggiornare le ricerche e permetterci di essere in qualche modo capaci di rispondere ai grossi problemi che l'Italia, almeno dal punto di vista intellettuale, che il governo italiano e che la situazione europea metteranno ovviamente nel dibattito nei prossimi 6 mesi, un anno. Questo è un po' il nostro tentativo di contribuire a una situazione difficile nella quale vogliamo fare un pochino la nostra parte. Quindi buon lavoro a tutti, do la parola all'ingegner Caltagirone per un saluto. Buongiorno, l'Associazione Amici della LUIS accompagna e supporta finanziariamente l'Università nel processo di sviluppo di una didattica sempre più internazionale, innovativa e rispondente alle mutate esigenze del mondo del lavoro. L'Associazione e l'Università sono unite nell'obiettivo di valorizzare le potenzialità degli studenti dell'Ateneo che formeranno la futura classe dirigente pubblica e privata. In quest'ottica l'Associazione ha inteso promuovere e sostenere economicamente in questi anni iniziative in grado di arricchire l'offerta formativa e culturale dell'Università attraverso il contributo scientifico di figure di fama nel panorama internazionale. Sono quindi nati progetti quali lo Shadow G8 e la School of Government, nata nel 2010 sull'esempio dell'ENA francese e del Harvard Kennedy School americana.
Sempre grazie al contributo dell'Associazione è stato dato vita nel 2010 al primo rapporto LIGEP, che ha fornito una lettura analitica della crisi economica internazionale, delle sue cause e dei suoi possibili scenari, delle forme in cui si è manifestata nel mondo e delle politiche messe in atto dai singoli governi per fronteggiarla. Il report del 2010 ha evidenziato che per combattere la crisi non bastava individuare le politiche da attuare, ma era necessario comprendere le debolezze strutturali delle nostre economie in grado di frenare la crescita futura. L'ottimo lavoro svolto dal gruppo coordinato dal professor Jean-Paul Fitoussi ha fornito una lettura globale della crisi superando le analisi frammentarie. È stato un importante contributo formativo per gli studenti e per i docenti della LUIS ed uno spunto di riflessione e di confronto per la società. Sulla scia del primo rapporto LIGEP, il secondo report che viene presentato oggi si pone l'obiettivo di comprendere i limiti strutturali che fanno da freno alla crescita dell'economia europea e di quella italiana in particolare, e attraverso tale comprensione di indicare una via che con l'utilizzo di tutte le potenzialità insite nel nostro sistema economico ci conduca oltre verso una crescita sostenibile. È uno sforzo importante che ci invita a considerare le scelte che stiamo compiendo oggi in un'ottica di più lungo periodo. Ci invita cioè a non perdere di vista quello che deve essere l'obiettivo finale di qualunque politica economica, lo sviluppo sostenibile. Il rapporto, analizzando la dinamica evolutiva dell'economia europea a confronto con quella americana degli ultimi 20 anni, spiega con chiarezza che il recupero di competitività ed il ritorno ai trend di crescita di 20-30 anni fa richiede con urgenza il coraggio di scelte energiche e precise. Due mi sembrano i messaggi centrali dell'analisi del gruppo guidato dal professor Fitoussi: l'importanza di politiche pubbliche mirate ed in grado di sostenere la ricerca, lo sviluppo infrastrutturale e il pieno dispiegamento della concorrenza e del mercato, la necessità di politiche scolastiche e informative che, basate sul merito e la meritocrazia, siano in grado di riportare il nostro sistema educativo a livelli di eccellenza e di rafforzarne i legami con il mondo del lavoro e delle imprese. La crisi di questi anni ha condotto le nostre economie e le nostre società ad una trasformazione profonda. Il lavoro che il professor Fitoussi ci presenta oggi indica la strada affinché tale trasformazione sia in meglio e non in peggio, in miglioramento sostanziale e non solo formale del sistema educativo e misure in grado di rispondere alla domanda di beni che accrescano la ricchezza del Paese. Conclusioni che non posso che non essere condivise. Grazie. È un grande onore di essere qua. Madame la Présidente, chère Emma, Monsieur le Ministre, cher Corrado, Monsieur Caltagirone, merci de votre soutien et de votre aide. Monsieur le Recteur magnifique, cher Massimo, cari amici, abbiamo deciso per il rapporto di questo anno di avere un atteggiamento diverso da quello del primo rapporto, alzando il naso delle crisi, delle tre crisi, la crisi finanziaria e le due crisi specifiche europee, la crisi del debito sovrano e la crisi bancaria, per provare di vedere un po' più, un po' meglio i futuri possibili. E il futuro della crescita, lo sappiamo, dipende dall'andamento dell'occupazione e della produttività. La crescita potenziale è la somma della crescita della produttività e della crescita della popolazione. Dunque, per capire quali sono le tendenze a lungo termine, abbiamo guardato al passato, al lungo termine del passato, e abbiamo trovato che c'era delle differenze che si spiegano
e che sono state spiegate parecchie volte, ma in un modo forse diverso di quello che facciamo oggi, tra l'andamento della produttività in America e in Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la produttività è andata molto veloce in Europa, è andata molto più veloce in Europa che negli Stati Uniti, ma in Europa era ancora il tempo della piena occupazione. I Golden 30, come si dice, erano tempo di alta produttività e di piena occupazione. Allora, questo si spiega per un catching up process che fa che l'Europa stava rattrappando gli Stati Uniti. Si spiega bene durante questi Golden 30s e poi si spiega un po' meno bene perché è arrivato un momento dove la disoccupazione è stata molto alta in Europa, ma dove quello non ha impedito alla produttività di continuare a andare avanti. E dunque questo cambia al torno degli anni 70 e 80. Dunque dalla Seconda Guerra Mondiale al 90-95 la produttività in Europa aveva un andamento più veloce che negli Stati Uniti. Ma bisogna capire anche che c'è un'altra data molto importante per il paragone tra l'Europa e gli Stati Uniti, è quello dove il tasso di disoccupazione, che era più basso in Europa, ha superato il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti. Questo è l'anno 82. Dall'anno 82 ad oggi il tasso di disoccupazione europeo è più alto di quello degli Stati Uniti. Durante questo primo periodo, diciamo Seconda Guerra Mondiale 90-95, gli Stati Uniti avevano un andamento, per definizione, la produttività che era più basso di quello europeo, ma aveva un andamento molto più felice dell'occupazione. L'occupazione aumentava più fortemente negli Stati Uniti che in Europa. C'era il lamento europeo che la crescita non creava occupazione. E c'era a questo punto la voglia dell'Europa di imitare il modello americano, creare più occupazione avendo una crescita della produttività più bassa. Ma poi le cose si sono rovesciate. Sono rovesciate dal 90-95 e l'andamento è andato esattamente al contrario negli Stati Uniti. La produttività si è alzata, è andata velocemente, ma l'occupazione non è andata bene. Si parlava all'inizio degli anni 2000 della jobless recovery negli Stati Uniti. Dunque, così com'è, i modelli hanno cambiato di strutture, che noi adesso siamo nel modello americano degli anni 90 e che gli americani sono nel modello europeo di prima degli anni 90. Allora, che spiega questo? Ci sono tanti fattori che possono spiegare questo andamento, ma il problema è che ci sono dibattiti su tutti questi fattori. Perché l'Europa si è messa a creare più occupazione per un punto di crescita
dagli Stati Uniti dal 90-95. È un effetto dell'Unione Europea? È un effetto del fatto che c'era il vincolo della disinflazione? Forse di sì. Forse di sì, ma era dovuto, perché un continente non può vivere con un tasso di disoccupazione di massa. È quello che avevamo prima degli anni 90. Dunque adesso diciamo che come questi due movimenti si sono compensati, quello che è il risultato di questo compenso tra i due movimenti è che l'andamento del reddito pro capita è stato identico negli Stati Uniti e nell'Europa. Identico. Dalla fine degli anni 70 abbiamo lo stesso livello, la stessa crescita del tenore di vita, del reddito pro capita. Dunque, questo significa che se abbiamo un ritardo, è dovuto adesso, perché negli Stati Uniti bisogna dire che l'effetto della rivoluzione tecnologica, come l'ha bene dimostrato Bob Gordon, è finita nel 2003, che oggi gli Stati Uniti hanno avuto un effetto sulla disoccupazione della crisi doppio di quello che ha avuto l'Europa. Questo significa che negli Stati Uniti c'è un problema che venga dal disequilibrio dei rapporti di forze tra i CEO e i lavoratori. La disuguaglianza estrema ha resa questo metodo del cost killing molto facile. Molto facile. In Europa non è così. Dunque, come vediamo il futuro? E beh, per il futuro bisogna che capiamo bene come fare crescere la produttività. Il problema non è facile, perché la più grande parte della crescita della produttività viene di quello che non capiamo bene, che si chiama multi-factor productivity, che nasconde un sacco di cose, che nasconde la maniera in cui noi implementiamo il progresso tecnologico, che dipende dalla struttura dei mercati, che dipende dalle istituzioni, che dipende dalla governance. Perché se c'è una cosa chiara è che il ruolo del potere pubblico è stato molto importante negli Stati Uniti per fare crescere la produttività. Ma in Europa, il potere dei governi, mi scusi Corrado, non è tanto grande, non hanno la politica di cambio, non hanno politica industriale, ma non lo so. Mi fermo qui perché non voglio dire delle cose un po' cattive, ma si può avere delle politiche di questo tipo a livello europeo, si può e è doveroso di averle a livello europeo, perché non c'è una fatalità di avere una crescita della produttività bassa. Dunque, ecco, gli altri membri del gruppo, dopo che il ministro parlerà, vanno a spiegare nel dettaglio tutto quello che ho provato di riassumere. Grazie mille. Allora, facciamo spazio. Partiamo dal
titolare. Innanzitutto grazie di avermi invitato e saluti, saluto tutti che nella sala molti sono amici e molti ci continuiamo a vedere per fare insieme il lavoro che stiamo facendo da alcuni mesi. Allora, dicevo, partiamo dal titolo, Beyond the Short Term, oltre il breve termine. Fitoussi l'ha presentato come guardare in là, tirare sul naso, non fermarci nella palude delle tre crisi che si sono inanellate, anche se molto opportunamente questo ottimo rapporto va a comprendere molte delle cause economiche, di politica economica e anche culturali che ci sono dietro la crisi, ma di questo non parliamo. Io però voglio utilizzarlo per tirarne fuori un altro messaggio. Qui ci sono soprattutto studenti e quindi almeno un paio di cose per chi non è ancora entrato nel mondo del lavoro, ma si troverà nel mondo del lavoro con responsabilità, perché qui si fa classe dirigente, qui si costruisce classe dirigente, vorrei lasciarlo. Il tema del corto termine vi verrà molto spesso messo davanti, molto spesso vi troverete a dover scegliere tra risultati di breve e investimenti di lungo, tra innovare nel lungo periodo e portare a casa risultati di breve periodo, e vedrete che tutto spingerà verso lo short term, verso il breve termine. Ci sarà sempre una buona ragione per rimandare cose che danno risultati soltanto nel lungo periodo, e ci sarà sempre una buona ragione, se poi sarete in un'azienda quotata, ancora di più, per massimizzare il risultato di breve periodo, per far guadagnare l'incentivo ai vostri collaboratori, per far bella figura, per avere un bell'annuncio da dare sui giornali. Beh, qui c'è il discrimine tra i capi azienda che servono veramente alle loro aziende, a coloro che si sentono e sono parte della classe dirigente, e coloro che invece vogliono o si accontentano di utilizzare le cose intorno a sé per proprio vantaggio. Più di una volta voi dovrete mandare a quel paese gli analisti, dovrete mandare a quel paese gli azionisti, dovrete mandare a quel paese i vostri dirigenti, perché le aziende, così come i paesi, si costruiscono con una giusta combinazione di breve e medio-lungo periodo, ma certamente se non c'è visione di lungo termine non c'è l'innovazione, che è il motore numero uno della crescita sia delle aziende che dei paesi. Se non c'è visione di lungo termine non si costruiscono fondamenta solide per lo sviluppo, come è stato giustamente detto anche da Egidi, di sostenibile di lungo periodo di un paese. Non è teoria, è proprio cosa che vi suggerirei di tenere in tasca, perché vi verrà utile molte volte, e magari questo discorso che facciamo oggi insieme potrà venirvi utile. La ricerca, una ricerca molto seria, una ricerca che ha il grande pregio di vedere e di confrontare le aree del mondo in maniera molto concreta, fattuale, e quindi identificare le cose vere che succedono nella dinamica tra le varie parti del mondo. È chiaro che potrò toccare solo alcuni punti, ne ho scelte un paio che toccano più direttamente il nostro paese. Nel confronto tra Europa e Stati Uniti, ovviamente il grande tema è la produttività e la diversa dinamica che le due aree del mondo mostrano prima e dopo il 95. Fitoussi ha già spiegato cosa c'è dietro, non ci entro. Nell'introdurre quel tema viene espresso un altro concetto che probabilmente verrà utile al
di nuovo agli studenti, ma certamente è venuto utile a me in questi anni, quando dice no magic recipe, non c'è il silver bullet, non c'è la soluzione, la crescita, se si crede nella crescita sostenibile e sostenuta nel lungo periodo, non ha un trigger, non ha uno strumento, non ha una leva. La crescita sostenibile di un paese viene dalla messa in linea e alla velocità comune tutte le navi del convoglio, che sono gli elementi, i fattori di competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, vuol dire risolvere i problemi dell'energia piuttosto che della burocrazia, vuol dire creare apertura di mercato, vuol dire però non c'è la cosa. Sono tante cose tra loro interrelate che devono sempre essere viste in visione sistemica, se no l'ultima nave del convoglio, che è la più lenta, frena tutte. E qui, parlando di questo aspetto, introduce e chiarisce un altro punto che molto spesso rimane confuso quando si parla sia di produttività che di crescita. Dice chiaramente che la crescita poi la fanno le aziende, però dice: le politiche pubbliche do matter, cioè le politiche pubbliche possono fare la differenza. E qui si vede la compenetrazione di responsabilità e che cosa può voler dire fare politica economica in paesi aperti, in paesi di mercato come sono i nostri. Ci sono tutta una serie di cose che vanno al di là della possibilità di intervento delle singole aziende, ma che se qualcuno non fa, cioè il governo, cioè il pubblico, frenano, impediscono alle aziende di crescere. Due componenti che vengono citate sia parlando degli Stati Uniti sia parlando dell'Europa e quindi poi dell'Italia sono, ad esempio, il tema delle infrastrutture e il tema dell'innovazione. Chiaro che il tema dell'innovazione dipende soprattutto dalle imprese, però è ben chiaro nella prima parte del rapporto, quando si fa capire che il vantaggio tecnologico accumulato dagli Stati Uniti viene anche da scelte pubbliche molto sagge di procurement, di incentivazione, di investimento nella formazione, soprattutto di secondo e terzo livello. Portiamoci però a casa questo concetto. Primo, non c'è una singola leva. Secondo, le politiche pubbliche possono fare la differenza. E negli 11 punti per l'Europa, questi due aspetti delle infrastrutture e dell'innovazione vengono ribadite. Questi due punti sono enormemente importanti per il nostro Paese. E allora dobbiamo chiederci che cosa può fare un Paese di mercato aperto, come il nostro, per sbloccare, per incidere fortemente su queste due leve che fanno la differenza. Prendiamo le infrastrutture. Il nostro Paese ha accumulato un forte ritardo nelle infrastrutture e uno potrebbe limitarsi a dire non c'erano le risorse. In realtà il problema era, e tuttora è, ma sicuramente era molto più ampio e solo andandolo ad affrontare strutturalmente, profondamente, si può risolvere. È chiaro che noi abbiamo un problema di infrastrutture per problemi di meccanismi decisionali. Cioè il principale, lasciatemi dire, problema, la principale causa del ritardo infrastrutturale del nostro Paese deriva dal problema numero uno del nostro Paese, e che è il processo decisionale in tutti i campi, ma sicuramente nel campo delle decisioni pubbliche legate ai grandi lavori, che è sostanzialmente bloccato. Si è creato nel nostro Paese una specie di matrice impazzita di concerti decisionali e di livelli istituzionali che danno luogo a un numero imprecisato di luoghi e di entità che hanno il diritto di veto su tutto, ma non la responsabilità né politica né poi fattuale della loro decisione, e quindi il sistema prende decenni quando potrebbe prendere anni, o prende anni quando potrebbe prendere mesi. Ciò riguarda le infrastrutture, ma riguarda gli impianti industriali. Questo ce lo mettiamo da parte, perché se vorremo in futuro risolvere profondamente la malattia principale del nostro Paese, noi dovremo avere il coraggio di affrontare il problema del processo decisionale, chiarendo esattamente chi
è responsabile di ciascuna decisione, che non vuol dire non coinvolgerne altri, ma alla fine ci deve essere un responsabile, un tempo entro il quale la decisione è presa e se no un meccanismo di, chiamiamo, commissario ad acta perché la decisione venga presa. Ma questa è un'altra parentesi che non allarghiamo. Torniamo alle infrastrutture. Se il problema era quello, bisognava andare a analizzare le procedure di decisione e incidere. E in questi mesi, con un centinaio di norme abbastanza ben centrate, credo che abbiamo fatto in modo che le procedure di valutazione e di decisione comunque abbiano risparmiato in taluni casi mesi, in taluni casi da adesso in avanti risparmino anni. Poi c'è un altro problema, prima ancora delle risorse pubbliche, c'è il tema dell'attrarre capitali privati a un mondo che in tutto il mondo può essere in parte finanziato da attività finanziarie private e quindi qui dovevamo trovare il modo di creare degli strumenti vantaggiosi ed efficaci per finanziare le infrastrutture. Faccio solo l'esempio dei project bond, l'Italia prima del resto d'Europa se li ha introdotti anche dando l'esempio a quello che l'Europa dovrebbe fare, ha dato un trattamento fiscale molto vantaggioso a questi strumenti e quindi ha messo in condizione di attrarre capitale privato che prima non avrebbe avuto neanche lo strumento fisico per andare a finanziare le infrastrutture. Ce ne sono altri 10, ma faccio solo un esempio per non annoiarvi. È chiaro che le infrastrutture non ce la fanno a essere prodotte molto spesso con capitale solo privato e quindi bisognava trovare il modo che il pubblico potesse mettere la sua parte. È chiaro che il pubblico oggi non ha i soldi e quindi un contributo banale in cash non c'è e questo avrebbe voluto dire fermare decine di miliardi di infrastrutture e di progetti strategici. Ci siamo inventati la cosiddetta defiscalizzazione, che è un altro meccanismo. Io non ho i soldi da darti come contributo pubblico, ma ti prometto per infrastrutture strategiche che senza contributo pubblico non starebbero in piedi di prenderti una parte della fiscalità che in futuro matureresti gestendo queste infrastrutture a compensazione della parte che non ti do all'inizio. In questo modo contiamo di sbloccare qualche decina di miliardi lavori, oltre i 35 che già abbiamo messo. Ecco, 35 miliardi sbloccati in pochi mesi, che naturalmente è stato possibile perché c'era del lavoro fatto anche precedentemente, però ci abbiamo messo entusiasmo, voglia, in certi casi minacce, nel senso di dire sto davanti alla tua porta, caro signor X, finché non metti il timbro perché quest'opera deve essere realizzata. In molti casi questo funziona, perché soprattutto se un ministro si incatena davanti alla porta di un funzionario, gli viene l'impressione al funzionario che magari fa brutta figura se non firma. E quindi ne abbiamo sbloccate parecchie. Ma c'è un altro aspetto ultimo che sembra meno importante, ma che alla fine fa la differenza, può far la differenza, è il controllo sociale. Molto spesso, vi ricorderete, ma sempre è stato così, si fanno dei grandi annunci sulle infrastrutture, 10 miliardi, 20 miliardi, 100 miliardi, però poi non si sa, non si riescono ad afferrare questi soldi e non c'è la possibilità di controllare, verificare come poi vengono spesi questi soldi. Allora per ciascuno dei milioni, non dico dei miliardi, e ciascuno dei progetti o dei cantieri che il CIPE approva, si apre sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un luogo che si chiama Cantieri Italia, dove ciascuno può vedere quei soldi, quel cantiere, a che punto è, quanti soldi ha avuto, quanti ne ha spesi, che tempi prevede, perché si è bloccato, e questo è un altro modo per qualificare un modo di fare politica come servizio che pensiamo possa essere poi utile anche in tanti altri settori. Tema infrastrutture, tema innovazione, è chiaro che se ci fossero tantissimi soldi basterebbe finanziare ogni tipo di ricerca, questo non è il caso, e allora da una parte stiamo vedendo come riorganizzare tutto il mondo degli enti di ricerca pubblici, gli enti di trasferimento tecnologico pubblico, ma dall'altra parte i pochi soldi abbiamo cercato di individuare dei modi per farli valere al meglio. È chiaro che non c'erano ancora i soldi necessari per fare un grande credito d'imposta per premiare fiscalmente gli investimenti in innovazione, però quei 50 milioni che abbiamo trovato li abbiamo messi dove? A rendere
molto poco caro l'assunzione di cervelli, di laureati di laurea magistrale, di PhD, in modo tale che anche aziende non di grande dimensione abbiano la possibilità di portarsi a casa motori di innovazione, cervelli di innovazione. Ma non è questa la cosa di cui volevo accennare parlando di innovazione. Dove abbiamo cercato di scrivere nuove regole del gioco è nell'aspetto dell'innovazione che in tanti paesi ha dimostrato essere il più efficace, quello della nascita di nuove imprese innovative. In tutto il mondo, o in buona parte del mondo, la crescita anche dell'occupazione, l'innovazione anche delle aziende più grandi, viene perché piccole aziende innovative nascono, crescono e poi vengono comprate, fuse, messe dentro, ma perché si creano start-up. Chiamiamo start-up nuove aziende fortemente innovative. È chiaro che il nostro paese non è stato storicamente e non è storicamente un paese amico delle start-up, perché è difficile, burocraticamente complesso, costoso, poi il contratto di lavoro è disegnato su aziende medio-grandi e non certo sulle esigenze delle piccole aziende, il diritto fallimentare è un disastro, nel senso che nel mondo dell'innovazione è chiaro che si parte, ma in molti casi non si arriva in fondo, come ovvio che sia, sarebbe strano se tutte le aziende che investono nei settori innovativi arrivassero in fondo, e quindi bisogna anche togliere questa ansietà. Allora abbiamo deciso di fare nel modo seguente: abbiamo preso un gruppo di persone che sono passate con successo attraverso questa esperienza di creare nuove aziende, abbiamo preso delle altre persone che conoscono i paesi che più hanno avuto successo nel creare nuove aziende, non le abbiamo messe insieme, si sono messe insieme, abbiamo chiesto loro di darci dei suggerimenti concreti, abbiamo chiesto loro di confrontarsi senza limiti con tutti coloro che pensavano di avere dei suggerimenti in questo campo, e abbiamo creato un decreto sulle start-up che adesso è all'attenzione del Parlamento, a nostro parere notevole, nel senso che azzera gli oneri all'entrata, riduce quasi a zero l'aspetto burocratico per chi comincia, offre la possibilità di utilizzare un contratto di lavoro che tiene conto del fatto che nei primi 3-4 anni il giovane o meno giovane, comunque il nuovo imprenditore, non sa se potrà avere quanti dipendenti e per quanto tempo, ma contemporaneamente può anche coinvolgere nel capitale dell'azienda i suoi collaboratori. Premia molto chi mette dei soldi nel venture capital, chi mette dei soldi e quindi prende un alto rischio nel premiare giovani o meno giovani, ma comunque nuove iniziative imprenditoriali, defiscalizzando una quota rilevante dell'investimento che si fa in questo genere di aziende, e abbiamo cercato di togliere la paura dell'insuccesso, la paura del fallimento, perché è chiaro che almeno 5 su 10 delle nuove iniziative molto innovative finiranno con una chiusura, ma non c'è una ragione al mondo perché chi ha tentato e avuto il coraggio di farlo finisca anche con lo stigma sociale del fallito. E quindi abbiamo semplificato, accelerato ed eliminato una parte di quelle componenti negative che fanno paura al giovane imprenditore che vuole iniziare una nuova cosa. Questo tutto insieme vuol dire prendere il meglio delle normative di quei paesi che hanno saputo creare tantissime nuove aziende. E speriamo che il Parlamento anche in questo caso ci dia il suo appoggio e che quindi sia tutto questo a disposizione magari di molti di voi e di molte delle persone che sono in questa stanza. Un ultimo punto sulla produttività: è chiaro che è il nostro punto debole come Paese, e se prendiamo la produttività del settore manifatturiero, quindi prendiamo tutto il manifatturiero e calcoliamo lo spread, il costo a causa dello spread finanziario, arriviamo a circa 4-5 miliardi rispetto alla Germania, che sono tanti soldi, ma se andiamo a confrontare il valore aggiunto per dipendente, quindi la produttività, vediamo che lo spread, cioè il costo rispetto alla Germania, è di 60-70 miliardi, un altro ordine di grandezza.
Quindi vediamo che qui sul tema produttività abbiamo il problema dei problemi. Come giustamente diceva Fitoussi, non c'è un'unica leva che fa produttività, poi siccome alcune leve si riescono a identificare, altre no, allora ci siamo inventati il meccanismo della produttività totale dei fattori, che è una specie di cestino dove va a finire tutto il resto e che comunque porta a una differenza di produttività forte. È chiaro che nella produttività ci vanno le infrastrutture, ci va il capitale umano, ci va il fisco, ci va l'innovazione, ci va la capacità di combinare tecnologie, però certamente ci vanno tutti questi aspetti, e su tutti questi aspetti, come dicevo prima, il governo ha cercato di perlomeno cominciare a intervenire. C'è un aspetto della produttività che riguarda i rapporti tra le imprese, tra i datori di lavoro e il sindacato. Abbiamo messo sul tavolo un incentivo secondo noi robusto, perché sono 1,6 miliardi di una finanziaria non facile dal punto di vista delle risorse, dicendo che ci sono questi soldi se ci portate un accordo importante tra di voi che elimini automatismi e rigidità che non sono più accettabili, se ci sarà una dimostrata capacità, soprattutto al secondo livello di contrattazione, di portare e introdurre produttività nei rapporti di lavoro. Questo lavoro è in corso da parte delle imprese e delle imprese col sindacato. Credo che ci siano delle cose che può fare direttamente il governo e delle altre che è giusto che il governo, almeno in prima battuta, assegni o lasci alla libera contrattazione, mettendo gli incentivi giusti. Ci aspettiamo un accordo di grande portata che giustifichi la somma di cui vi parlavo. Ultima cosa per gli studenti, per cui la mia noiosità e didascalicità arriva al massimo. Come regola generale, ricordiamoci sempre che uno dei metodi più formidabili per trovare nuove idee, nuovi stimoli per migliorarsi è confrontarsi. Questo non succede spesso. Il tipo di lavoro che è stato fatto con questo rapporto del confrontare i diversi paesi, del confrontare senza pregiudizi e andando a cercare fino in fondo le ragioni per cui una parte del mondo o un paese, a voi capiterà di farlo guardando alla vostra azienda rispetto alle altre aziende, o alla vostra divisione o alla vostra filiale rispetto alle altre. Ecco, ricordatevi sempre che la regola per migliorare, per aver successo, è sempre quella di confrontarsi con chi va meglio e capire perché, mai con la media, che non significa niente, in Italia non parliamone, e certamente non con chi va peggio di te. Può essere autoconsolatorio, ma non porta al miglioramento a cui tutti invece tendiamo. Grazie mille, l'ho fatto un po' lungo. È chiaro che non sono venuti per vedere me, eh? È anche chiaro che voi non volete sentirmi parlare in italiano, naturalmente. E il nostro report riguarda la produttività, la crescita della produttività in Europa, che è stata molto lenta, effettivamente. Ora la decisione è, naturalmente, quella: che cosa facciamo di fronte a questa persona che non se ne vuole andare? Bene, non è una questione solo di crescita economica, di crisi economica mondiale. La crisi è nata molti anni fa. E quando parlo di Europa, parlerò dell'EU 15, quindi i 15 paesi dell'Unione Europea, quindi prima del 2004. Non siamo in ogni caso in fase di suggerire qualcosa all'Europa, cioè di suggerire all'Europa di copiare l'America. Non c'è niente nel modello americano che sia sbagliato, naturalmente, però noi stiamo cercando di trovare una via di mezzo, per esempio qualcosa verso le Bermuda, in cui trovare veramente la sistemazione giusta per noi. Istituzioni che, per esempio, non esistono né in America né in Europa, quindi noi non stiamo suggerendo agli Stati Uniti, all'Europa, scusate, di copiare le istituzioni americane. Fra 10 giorni avremo
elezioni presidenziali che in America che sono sicuramente molto importanti e che ci diranno se l'America farà dei piccoli progressi verso lo sviluppo ancora democratico, ma tuttavia la differenza tra i due candidati è molto serrata. Un'altra cosa importante è che non parleremo solo di riforme. Noi non dobbiamo dire semplicemente le nostre riforme sono buone, sono eque, tutte le riforme fanno migliorare la produttività, alcune naturalmente possono addirittura far ridurre la produttività, ma altre hanno sicuramente degli effetti benefici. Jean-Paul ha parlato, ha iniziato con una storia molto carina del post-war, quindi del secondo periodo dopo la seconda guerra mondiale. Io vorrei farvi capire quali sono gli elementi importanti di queste. La crescita della produttività viene da diversi fattori e ha diverse interazioni, l'innovazione, la cultura, le istituzioni e la politica. Quindi noi abbiamo diviso il periodo post guerra mondiale tra appunto quello dal 48 agli anni 70, quello degli anni appunto della gloria, dal 70 fino al 95 diciamo, e poi dal 95 fino all'inizio della crisi e poi gli ultimi anni, gli ultimi 5 anni, quelli della crisi vera e propria. In questo periodo, se possiamo pensare all'Europa che ha iniziato da questo livello, il 40% degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa è cresciuta del 70% della produttività dei livelli prodotti dagli Stati Uniti dal 72 fino al 90% a partire dal 95 e da lì poi è tornata indietro. Quindi com'è successo che tutto questo? Perché era così bassa la produttività, il 40% solo dopo la Seconda Guerra Mondiale? Ebbene, perché? Perché avevamo le grandi invenzioni, quello che abbiamo inventato, l'elettricità, il motore a combustione interna, l'industria chimica, l'acciaio, l'acqua corrente, tutte innovazioni anche nel settore dell'intrattenimento, della comunicazione, il telefono, la fotografia, il cinema. L'Europa non si è adattata a queste innovazioni, grandi innovazioni che noi chiamiamo quelle della seconda rivoluzione industriale, che sono state molto più veloci negli Stati Uniti. Nel primo decennio del ventesimo secolo, l'Europa stava facendo una corsa agli armamenti tra la Germania, la Gran Bretagna, poi c'è stato il disastro della Seconda Guerra Mondiale, il grande disastro della storia moderna, e questo poi ci ha portato alla distruzione di massa appunto del periodo della Seconda Guerra Mondiale. È stato detto da uno storico famoso che fin qui l'adozione dell'elettricità e del motore a combustione interna hanno nel 48 appunto era il momento in cui l'Europa e gli Stati Uniti erano nella stessa situazione. Poi dopo all'epoca avevamo il 90% di veicoli a motore per 100 abitanti, quindi c'era un enorme spazio di manovra affinché l'Europa recuperasse quello che aveva perso. Però tuttavia in entrambe le produttività e nel reddito pro capite l'Europa aveva raggiunto il 70% del livello degli Stati Uniti. E pensiamo adesso a una definizione per un momento. Abbiamo misurato il livello di vita, lo standard of living, secondo il reddito pro capite e la resa pro capite, e per definizione quella uguale alla produttività, cioè la resa per ora per l'ora pro capite, le ore lavorate pro capite. Il problema è che non c'è stato progresso ulteriore rispetto a questo in Europa nel reddito pro capite e nella resa pro capite. Ogni aumento della produttività è stato accompagnato da un declino del reddito pro capite. L'Europa che ha recuperato tra il 70 e il 90%, tra il 72 e il 95, ebbene questo è avvenuto non perché ci sono stati dei successi tecnologici nella ripresa dell'Europa, ma dalla politica che ha reso il lavoro più costoso, ha spingere effettivamente la forza lavoro e la produttività della forza lavoro. Dopo il 95 però tutto si è capovolto, c'è stato un boom tecnologico associato alla tecnologia della informazione, internet e il web, che sembrava dare vantaggio più agli Stati Uniti che all'Europa.
questo fino al 95. E poi dal 95 ad oggi, come ha già ben evidenziato Fitoussi, tutto questo ha creato molteplici problemi nella creazione dei posti di lavoro. C'è una crescita più rapida nel lavoro pro capite rispetto alla resa negli Stati Uniti. In tutto questo si è assistito a un altro fattore, l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, che gli Stati Uniti avevano già vissuto decenni prima. Il 2007 viene poi caratterizzato da una reazione notevole, rapida all'inizio della crisi economica, che ha tradotta negli Stati Uniti in un declino notevole nel tasso di occupazione. I punti in generale quali sono? Quelli che abbiamo traiamo da tutta questa analisi? Innanzitutto che negli anni 70-73 tutte le differenze nel tasso di crescita della produttività in Europa rispetto agli Stati Uniti sono stati bilanciati da diversi movimenti nella crescita, nella resa pro capite. Sembra esserci un meccanismo di compensazione. Perché quando la forza lavoro è più costosa si fa crescere la produttività? Bene, è semplice. Quando si ha una crescita negativa, bene, il lavoro deve essere più costoso, inserendo maggiori tasse. E si assumono forza lavoro con meno capacità, e questo ha un'influenza sulla produttività. Inoltre sono state ridotte le tasse, i sindacati sono diventati meno potenti, le legislazioni sono state più rigide, e questo negli anni 90 ha creato, per esempio, moltissimo lavoro, forza lavoro, ma forza lavoro che aumentava nel mercato retail tra il personale specializzato, mentre ha reso il personale non specializzato e senza specializzazione praticamente privo di lavoro. Fino al 2007 abbiamo avuto una combinazione negli Stati Uniti, cioè un aumento di disuguaglianza, la differenza notevole tra i manager che vengono pagati in maniera completamente diseguale rispetto ai dipendenti, e inoltre il cui reddito deriva dalle stock options. Inoltre sono stati tagliati notevoli progetti di investimento. Tutto questo ha dato dal 2007 dei redditi. Abbiamo un'elevata disoccupazione in Grecia e in Spagna, molto maggiore rispetto all'Olanda o altri paesi, in cui si hanno dei sistemi di compensazione rispetto alla disoccupazione, per esempio dei governi che investono nelle misure per riduzione della disoccupazione e altri i governi che non hanno proprio queste misure. Ma parliamo del fatto che l'Europa cerca di recuperare rispetto agli Stati Uniti. È importante, quando si parla della produttività futura, cercare di immaginare che cosa succede in questa frontiera del futuro e dove gli Stati Uniti si posizionano in questo senso. Una diagnosi che si percepisce molto spesso è che noi per tutto il secolo siamo stati il secolo delle invenzioni. Le ultime tre applicazioni di queste invenzioni del XIX secolo sono state l'aria condizionata, la highway informatica e il jet, gli aerei, e quindi si va in maniera consistente e pervasiva dappertutto, anche in diverse località del mondo. Tuttavia la velocità di crociera degli aerei è rimasta la stessa. Questa seconda rivoluzione industriale
è stata seguita da una terza rivoluzione industriale, quella dei computer. Il grande beneficio del computer è quello di far risparmiare in forza lavoro e aumentare la produttività. All'inizio si utilizzavano dei computer per eliminare le macchine bancomat, lo scan dei codici a barre, per rendere tutto più efficiente. Poi il World Wide Web, Internet, inventato circa 2 decenni fa, ha migliorato ulteriormente l'efficienza. Ma negli Stati Uniti, se guardiamo all'aumento della produttività, non è durata tanto. Cioè, negli ultimi 8 anni la produttività non sta crescendo così rapidamente di quanto non è stata nei 2 decenni prima del 95. E perché? La mia diagnosi è che noi abbiamo applicazioni computerizzate maggiori per sostituire la forza lavoro umana. Una combinazione tra le macchine, appunto, che hanno unito il telefono cellulare e i laptop qui in un solo strumento, che diventano sempre più piccoli, sempre più pratici. Questi strumentini non fanno niente di tanto diverso da quello che facevano separatamente computer e telefoni 10 anni fa, ma lo fanno in un tempo diverso. E questo mi fa essere alquanto pessimista rispetto al futuro. Ma perché l'Europa non ha avuto questo stesso revival nella produttività? Coloro che studiano questi fenomeni si sono concentrati sulla differenza tra i servizi di mercato, e quindi il retail, wholesale, i servizi di finanze, negli Stati Uniti e in Europa. I servizi al mercato sono sviluppati in Europa, non come negli Stati Uniti. Lo stesso anche per quanto riguarda le famose big boxes, anche per quanto riguarda le strutture che vengono costruite, anche per l'assegnazione delle terre. I computer non hanno portato gli stessi benefici in Europa. Se guardate a tutti i piccoli negozi di Roma e Milano e alla difficoltà che hanno i camion per fare le consegne, per portare le consegne a questi negozi, e il lavoro umano che ci vuole per unità venduta rispetto a un gigantesco deposito degli Stati Uniti, bene, tutto questo va al di là delle riforme, perché l'America ha deciso 50 anni fa di creare delle città a bassa densità in cui l'accesso fosse efficace, efficiente, ma cui fosse più facile raggiungere l'efficienza, e quindi fare in modo che i camion raggiungessero le destinazioni in maniera più facile e più economica. Noi abbiamo 8 punti sulla produttività e vi do appunto delle etichette su questi 8 punti. L'innovazione e la diffusione dell'innovazione è un primo punto, che avviene in diversi luoghi, in diversi modi. Recuperare rispetto ai paesi di frontiera, risparmiare e investimenti, il ruolo delle tasse e delle le norme, il ruolo delle leggi, delle regolamenti e del risparmio in questo senso. La necessità di avere tasse che pagano per lo stato welfare e che bilanciano lo stato del welfare. E ciò che non è ben compreso, la riduzione dell'orario di lavoro, che non è ben compreso, l'interazione tra innovazione e diffusione di invenzioni, e l'esempio dei mercati, dei sistemi di mercato sottosviluppati in Europa. Concluderei con un esempio di un mio scritto. Quello che devi fare è googolare, tutto quello che devi fare è inserire su Google il mio nome, Mark Gordon, e avrai un estratto di questo mio libro. Tuttavia, concluderò appunto riferendomi a questo mio scritto. I problemi che sono più grandi negli Stati Uniti e i problemi che sono più grandi in Europa, e quali sono? Il primo è la demografia, il problema demografico.
la popolazione invecchia, abbiamo il problema delle pensioni e il rapporto pensionistico diventa maggiore, più pensionati che dipendono da un minor numero di lavoratori. Questo perché forse l'età pensionabile è prima negli Stati Uniti. L'altra differenza è l'istruzione. Anche negli Stati Uniti però c'è stato un problema. Cioè, anche a livelli superiori di istruzione eravamo i primi anche nel periodo nel secondo dopoguerra. Il livello di istruzione e la percentuale di studenti a livello di istruzione superiore era maggiore. Questo anche a livello di studi dell'OCSE. Paesi come la Finlandia sono al numero uno di questa classifica OCSE, ma noi abbiamo un livello di istruzione, siamo a un livello di istruzione per l'istruzione superiore notevole. Molto comunque riguarda un problema comune. Entrambi, Stati Uniti e America, devono affrontare la minaccia della globalizzazione della tecnologia che permette di raggiungere i paesi e tutti i paesi emergenti molto più rapidamente di quanto non fossimo noi paesi emergenti 40 anni fa. La globalizzazione non vuol dire essere contro la libera circolazione, ma la globalizzazione contribuisce molto direttamente alla disuguaglianza. Le multinazionali possono fare qualsiasi cosa in Cina, esportare maggiore e il loro prezzo delle loro azioni aumenta. C'è un'erosione di posti di lavoro che sono adatti per persone a livello inferiore di istruzione. Questo perché le aziende sono tutte quotate. Negli Stati Uniti abbiamo un sovraccarico di debito al consumo. Abbiamo un consumo eccessivo e lo avevamo prima del 2007. Un indebitamento per il consumo che è aumentato al 133% dei redditi. E il processo di rifinanziamento per ripagare questo debito viene raggiunto con i default. Perché? Perché non si arriva, la popolazione non arriva a ripagare i debiti acquisiti. La maggior parte dei paesi europei hanno un problema di debito fiscale. Noi però l'abbiamo risolto più facilmente, forse perché abbiamo dei porti sicuri, quelli che noi chiamiamo dei porti sicuri, e perché abbiamo una politica fiscale unica per tutti gli Stati Uniti. Naturalmente bisogna assumere un nuovo stimolo, nuovi incentivi fiscali per poter far diminuire i tassi di interesse, perché altrimenti le riforme non saranno economicamente fattibili nella maggior parte dei paesi europei. Vi ringrazio dell'attenzione. Salve a tutti. Sarò breve. Dato che abbiamo già sentito una presentazione abbastanza completa del nostro report, io quindi sono qui e preferirei adesso piuttosto rispondere ad eventuali vostre domande rispetto a cose che magari non avete compreso o magari sulle quali avete voglia di fare dei commenti. Quindi vorrei sottolineare solo alcuni aspetti. Sulla base di quello che abbiamo sentito da Jean-Paul Fitoussi e da Bob Gordon, l'Europa ha bisogno di incrementare la propria produttività, perché l'Europa è ben più indietro rispetto agli Stati Uniti. La produttività può essere incrementata scoprendo nuove cose che vengono poi applicate. Certo, si può essere o meno d'accordo con l'analisi di Bob Gordon, non lo so quale sia la vostra posizione. Comunque non è probabile che nell'immediato potremmo scoprire delle cose nuove da applicare. Io non sto dicendo che non sono d'accordo con lui completamente, ma insomma credo che sarà necessario aspettare 40 anni e poi vedere quali saranno queste grandi scoperte che dovremmo fare. Io non so quali siano i tuoi programmi, ma io tra 40 anni intendo esserci ancora, Bob. L'altro modo per poter incrementare la nostra produttività consiste nell'attuazione della tecnologia, nell'uso della tecnologia che sappiamo, che conosciamo. Negli Stati Uniti
sappiamo che la produttività è del 30% superiore rispetto alla nostra, quindi capite bene che qui abbiamo una grande margine per aumentare la nostra produttività. Adesso, se consideriamo i nostri principali errori, ebbene chiaramente sono legati all'economia dei servizi, l'industria. In alcuni casi in realtà è più produttiva rispetto all'industria negli Stati Uniti e quindi questo settore va bene. Per quanto riguarda invece il terziario siamo molto indietro e il motivo di questo ritardo è che non siamo riusciti a effettuare l'automatizzazione, avere la cosiddetta digitalizzazione dei servizi. E questo riguarda i vari uffici, ma anche grosse attività come il retail o i servizi di business o i servizi legati alla contabilità o ancora i servizi legali, i servizi finanziari. In realtà il problema non è solo che la produttività è maggiore negli Stati Uniti, se consideriamo la produttività oraria o per uomo, ma anche l'occupazione è molto più elevata in questi comparti. In effetti, tra gli Stati Uniti e l'Europa, la differenza è maggiore se si hanno nei servizi per il business e nella sanità. In questi settori l'occupazione varia moltissimo tra l'Europa e gli Stati Uniti. Come pure il settore retail e all'ingrosso. Ecco, gli Stati Uniti a questo punto di vista è più produttivo dal punto di vista pro capite. Quindi non solo gli Stati Uniti sono più produttivi rispetto all'Europa, ma riescono anche ad occupare molte più persone. Quindi c'è un aumento dei posti di lavoro in questi tre settori. E se noi, diciamo, riuscissimo a fare altrettanto, riusciremmo a risolvere i problemi dell'Europa 2020. Vale a dire l'incremento dell'occupazione, in particolare tra i giovani e tra le donne. In effetti questi tre settori sono settori che sono molto vicini alle donne, in particolare quelli legati alla salute o del caring. Non so perché, ma le donne sono migliori di noi quando si tratta di accudire le persone. Del resto noi siamo migliori di loro in tutto il resto. È vero che molte persone preferiscono essere accudite dalle donne che non dagli uomini. Comunque, a parte gli scherzi, si tratta di capire come migliorare e incrementare l'applicazione della tecnologia da parte delle aziende. Bob ha citato alcuni dei modi possibili, ma la grossa sorpresa per me questo pomeriggio è che il vostro ministro ha citato i migliori modi di utilizzare le nuove tecnologie. E io ero sul punto di chiedergli, ma allora perché non lo fate? Però se n'è andato. Quindi non ho avuto la possibilità di fargli questa domanda. In realtà il modo migliore di applicare le tecnologie è di avere quindi le start-up che adottano queste nuove tecnologie, quindi dobbiamo facilitare in qualche modo la creazione di nuove tecnologie in modo che possano applicare le nuove tecnologie. Ha continuato a dirlo. E allora la domanda è, perché non ci sono queste start-up in Italia? E lui dice, perché è così difficile iniziare una nuova azienda in Italia a causa del peso amministrativo, la burocrazia. Diciamo che qui ha parlato come un accademico di fronte a noi. È giusta la parola accademico? Un banchiere? Ah, un banchiere. Ma io con i banchieri vado abbastanza d'accordo, eh? Commento fuori microfono del professor Fitoussi. Per tornare a noi, un altro modo consiste nel, diciamo, apportare delle modifiche alle tecnologie esistenti. Ora, le nuove tecnologie chiaramente hanno a che fare anche con una questione di scala. Bob ha detto non ci possiamo aspettare un cambiamento grosso da questo punto di vista. Allora, si potrebbero forse migliorare le cose a livello di tempi di consegna, quando potete quindi consegnare certi prodotti. Non so se la stessa cosa vale per l'Italia, ma comunque sia a Londra. Io ho ordinato dei mobili italiani per la mia casa di Londra
e mi hanno detto ci sono da aspettare 8 settimane. Allora ho aspettato 8 settimane, poi ho chiamato il mobilificio e mi hanno detto no, adesso devi aspettare fino a settembre perché in agosto in Italia tutto è chiuso. In settembre allora ho chiamato e mi hanno detto no, ma abbiamo appena iniziato perché in agosto era tutto fermo, quindi i mobili arriveranno in ottobre. Alla fine li ho ricevuti in ottobre, però io li avevo ordinati a metà giugno. Li ho comprati perché ovviamente adoro i mobili italiani, come pure l'abbigliamento italiano. Credo che voi siate molto forti da questo punto di vista. Il design in Italia è fantastico. And that's where we need to improve. Now to Dobbiamo quindi migliorare queste cose e per migliorare abbiamo bisogno di aziende che agiscano e dobbiamo quindi consentire alle aziende di crescere. Si tratta allora di capire che cosa impedisca alle aziende di crescere. Chiaramente la legislazione sul lavoro ha un peso importante da questo punto di vista. A volte in effetti l'azienda preferisce rimanere un'azienda piccola, conduzione familiare, piuttosto che assumere persone, visto che poi la gestione delle persone è così difficile. Ci sono, lo so, tante regole, tante norme che devono essere rispettate nel caso in cui si abbia un certo numero di lavoratori, quindi a quel punto è preferibile rimanere piccoli. E poi il capitale, investire in venture capital è difficile. In Europa bisogna passare attraverso il sistema bancario per ottenere dei prestiti. Da questo punto di vista il sistema bancario è piuttosto conservatore e non ha quindi questa facilità a dare investimenti per il venture capital. No, non i subprime. Abbiamo bisogno chiaramente di una buona legislazione bancaria e sono sicuro che il mio collega ve ne parlerà più tardi. Abbiamo poi a che fare con la legislazione che regolamenta i diritti alla proprietà. Insomma, ci sono tantissime cose da considerare. L'obiettivo è comunque avere maggiore flessibilità sul mercato e migliorare quello che è l'ambiente per gli investimenti al fine di favorire quindi lo sviluppo delle aziende o la creazione di nuove società. Quando parlo di alta flessibilità di solito suscito una reazione molto ostile da parte dei lavoratori e dei rappresentanti dei sindacati. Ma a questo proposito vorrei dire che non c'è nulla nella flessibilità che impedisca allo Stato di dare il sostegno sociale ai lavoratori. Spesso c'è confusione da questo punto di vista quando si parla di liberalizzazione del mercato del lavoro per renderlo più flessibile, perché si dice ma un mercato più flessibile significa che i lavoratori si troveranno sempre in una situazione di maggiore incertezza e via dicendo. Ecco, in realtà sono due cose diverse. Abbiamo la protezione sociale che deve essere garantita dallo Stato e non dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve creare posti di lavoro, sviluppare nuove tecnologie e diventare più produttivo e crescere. Il ruolo dello Stato invece è di assicurare che ci sia un buon sistema di tutela sociale, di sostegno in caso di disoccupazione o di sostegno alle famiglie appartenenti alle fasce deboli per quanto riguarda il reddito. Ecco, e chiaramente fino a dove si spingerà lo Stato? Beh, dipende anche dalla flessibilità sul mercato. I paesi scandinavi stanno facendo molto bene dal punto di vista della tecnologia rispetto al resto d'Europa. Lasciatemi dire un'ultima cosa. Per adottare nuove tecnologie abbiamo chiaramente bisogno anche dell'istruzione, che deve essere migliorata nei lavoratori. E l'istruzione deve essere migliorata non solo a livello universitario, perché credo che a livello universitario le cose vadano bene per quanto riguarda la preparazione dei nostri studenti, ma in realtà dobbiamo fare uno sforzo maggiore a livello di scuole superiori. A questo livello in effetti magari stiamo facendo meglio rispetto agli Stati Uniti, ad esempio in matematica, sappiamo che la matematica è molto importante, continuiamo quindi ad insegnare la storia e le lingue straniere perché chiaramente siamo europei. E se non insegniamo la nostra storia, chi altro lo può fare?
Abbiamo avuto una buona storia, diciamolo. Commento fuori microfono. Beh, qui stiamo parlando di Grecia e Italia. Dovremmo quindi continuare ad insegnare la storia nelle scuole e come pure il latino. E il greco, ma dovremmo anche insegnare nuove abilità che sono richieste oggi e quindi, non lo so, abilità a livello gestionale, abilità nell'uso dei computer, come pure abilità interpersonali, abilità di accudimento. Chiaramente lo standard di vita sta migliorando e dovremmo quindi preparare i nostri giovani ad uscire di scuola ed essere pronti quindi a trovarsi un lavoro nel settore terziario che possa quindi comportare un'interazione con le altre persone. E i giovani devono essere pronti a farlo fin da subito quando escono di scuola, non devono aver bisogno di una formazione da parte delle aziende per il loro lavoro. E spesso sento in effetti dei CEO che si lamentano proprio di questo, della mancanza di preparazione di alcuni dei loro nuovi assunti. Quindi bisogna insistere proprio a livello di scuola superiore, non tanto a livello universitario. Bene, ho concluso, grazie mille. Thank you very much. Enjoyable talk. Grazie mille, Chris. E adesso passo la parola a Luigi Paganetto, che come sapete è professore, credo qui a Roma, presso un'università che si chiama Tor Vergata, ma non sono sicuro. Something about that. Ok. Io comincio con una considerazione che mi pare ha fatto anche Chris Pissarides, e cioè che l'indicazione più immediata e migliore che si può dare per fare innovazione è quella di puntare sulle start-up, sulle nuove imprese. Questo può avvenire in un rapporto sinergico tra imprese e università, e visto che Jean-Paul ha citato Tor Vergata, noi l'abbiamo fatto con un progetto che è durato alcuni anni con successo, ma la questione che io credo vada posta a questo riguardo è che è vero che questa è una scelta importante, ma è anche vero che il mercato a cui si trovano di fronte le start-up, che finiscono per avere un genoma nuovo, cioè orientato alla innovazione e quindi hanno più probabilità di successo, non è esattamente quello che serve. Poi non basta se non trovano un ambiente, una domanda che sia quella giusta. Faccio un riferimento alla differenza tra popolazioni che hanno un'età media alta e popolazioni che hanno un'età media più bassa. Nei paesi del sud-est asiatico c'è una forte propensione non solo a una elevata domanda, ma una domanda che sia orientata verso prodotti innovativi, perché i giovani sono più propensi a chiedere prodotti innovativi rispetto a quello che è la popolazione anziana. E questo già mette una condizione di... Beh, mi autodenigro, è un problema serio anche per me. Allora, io direi che se questo è vero bisogna un attimo ragionare sulle condizioni che possono rendere fattibile una spinta all'innovazione che, come è stato riconosciuto da tutti nei loro interventi, è decisiva rispetto a determinare un aumento della produttività. Basta guardare alcuni dati che sono dati ben noti, quelli in materia di R&D, di ricerca e sviluppo. L'Europa ha un costante ritardo in termini di percentuali di PIL dedicate alla ricerca e sviluppo, sia se guardando al lato privato della questione che al lato pubblico, e questo non tende a modificarsi. Perché succede questo? Una spiegazione viene dalla composizione
del valore aggiunto dell'Europa rispetto al valore aggiunto degli Stati Uniti, per esempio. Il peso dei settori legati all'ICT è estremamente più elevato negli Stati Uniti rispetto all'Europa, 21% negli Stati Uniti e circa 10% in Europa. È chiaro che se c'è una questione di così, sviluppo per chi si dedica a queste aree innovative, è evidente che questo conta e conta parecchio. Conta perché? Perché quella è un'area che ha una percentuale di ricerca e sviluppo che è circa il 13%, che fa una bella differenza, cioè si investe il 13% del prodotto in quelle aree, in quei settori che sono legati ai ICT, mentre si investe circa il 5, 6 o anche l'1% in aree che so io, come l'industria petrolifera, che non hanno una forte propensione a questa, alla ricerca e allo sviluppo, anche se ci sarebbero, potrebbe parlare, le ragioni per farlo. E allora, se è così, è evidente che tanto c'è un motivo strutturale perché la innovazione, la ricerca e lo sviluppo non sia alta in Europa così come è alta negli Stati Uniti e in Giappone. Ma è vero, e qui viene un'altra domanda che io vorrei fare, faccio a me stesso naturalmente, e a voi, è proprio vero che un aumento della ricerca e sviluppo significa più innovazione? La verità è che R&D è una proxy per l'innovazione. Non è detto che ogni volta che c'è aumento della spesa, ricerca e sviluppo, si determina un aumento o un'innovazione di pari ammontare o comunque un'innovazione fruibile. Questo è particolarmente importante perché si tende anche a immaginare politiche che sollecitano, stimolano l'aumento della ricerca e sviluppo. E io credo che questo è esattamente una questione importante, perché se le risorse sono destinate in quella direzione, poi non sono in un'altra parte del sistema. E io tendo a ritenere, per le ragioni che ho detto in premessa, che bisogna guardare sì all'offerta di ricerca, ma guardare, cominciare a ragionare dall'altro lato della questione, la domanda di ricerca. Perché qui, quando si ragiona del modo di aumentare l'innovazione, si tende a privilegiare il primo lato. Si dice, ed è vero, le università, la ricerca universitaria, il governo e la ricerca privata non offrono abbastanza innovazione sul mercato, ma poi bisogna vedere chi è pronto a utilizzare questa innovazione, e bisogna vedere se non la utilizza, se non ci sono i motivi perché non lo si fa. E credo che da questo punto di vista è evidente che, ad esempio, le spese per la difesa degli Stati Uniti si sono accompagnate all'emergere di nuove tecnologie, perché c'era una forte domanda di innovazione rispetto a un'esigenza che era quella dei problemi della difesa. Allora, io credo di poter dire che noi ci troviamo di fronte a un problema che è particolarmente significativo, e cioè quella di una mancanza di dinamismo in termini di innovazione, e quindi una mancanza di dinamismo, se è vero quello che abbiamo tutti detto, della produttività, se c'è un rapporto stretto, come in effetti noi pensiamo, tra l'investimento in R&D, ma anche la capacità di innovazione delle imprese rispetto al quadro complessivo. Quindi il problema non è che sia basso l'R&D, il problema è perché questo, che è un sintomo piuttosto che una causa, si venga a determinare. Io credo che ci sono diverse ragioni, tanto quelle che ho citato all'inizio, cioè le condizioni del mercato. Prima ho parlato di domanda in generale, ma diciamo pure che potremmo diventare più precisi e dire che noi abbiamo un problema che è una questione di entry and exit dal mercato. Allora, qui c'è un fenomeno conosciuto che va messo in evidenza, cioè ci sono gli Stati Uniti
entrate di nuove imprese sul mercato che entrano piccole ma diventano velocemente grandi imprese. Questo significa che se queste imprese grandi, piccole, non hanno successo, è anche vero che devono uscire dal mercato e diventano imprese grandi con successo più rapidamente di quello che non succede nell'Europa e escono dal mercato molto più rapidamente di quello che succede in Europa. Invece noi abbiamo una situazione di letargo, di molte volte, di imprese che pur non avendo successo rimangono a stazionare sul mercato senza che poi si produca successo. Magari ricevono pure gli incentivi a cui mi pare che Confindustria sia pronta a rinunciare, proprio incentivi per l'innovazione, ma è stato dichiarato in varie sedi che questo opportunamente potrebbe essere spostato su altri capitoli, in particolare su quello che noi parliamo, che il ministro Bassera ha citato, cioè su nuove imprese, le quali nascendo fin dall'inizio con una vocazione all'innovazione è chiaro che hanno un genoma diverso, ma questo è un aspetto. Io credo però ci sia qualcosa di più da dire. In Europa sta nascendo una linea che bisogna tenere presente, credo che sia opportuno seguirla, che riguarda il ruolo della public procurement rispetto all'innovazione e anche l'aspetto ancora della capacità di fare attraverso politiche mirate sempre dal lato della domanda una spinta verso il cambiamento e verso l'aumento della produttività. E questo non significa necessariamente mettere soldi, mettere risorse, perché qui viene il punto, perché poi non bisogna dimenticare che anche se abbiamo detto che dobbiamo andare beyond, short term, bisogna pure guardare a quei problemi che abbiamo oggi. I problemi sono quelli di risorse pubbliche che non sono disponibili. Allora io mi chiedo se non sia da riflettere sulla questione degli aspetti contrattuali che si vengono a determinare sul mercato, quando ad esempio, che so io, nella sanità si può ragionare di innovazioni che nascono dalla domanda pubblica, perché laddove fossero tenute presenti nei momenti che i bandi si producono, sarebbe evidente la possibilità di aumentare, di fare innovazione attraverso la domanda pubblica, che non necessariamente farebbe crescere i costi, metterebbe in concorrenza una fornitura di beni e servizi che, essendo innovativi, possono dare una spinta. E questo è altrettanto vero se pensiamo ad esempio alle tecnologie energetiche. Le tecnologie energetiche sono un altro aspetto di grandissima importanza. Io da tempo vado sostenendo che sia importante immaginare una serie di interventi che, tenendo conto delle indicazioni del SET Plan ci dice una cosa molto semplice, ci dice che nei prossimi anni l'innovazione disponibile sarà tutta sull'efficienza energetica. Non stiamo parlando dei prossimi 50, stiamo parlando dei prossimi 20. In questi prossimi 20 noi avremo la possibilità di fare innovazione utilizzando un'esigenza che è chiaramente da realizzare, cioè da fare, da fronteggiare, cioè rendere più efficienti il nostro sistema, anche degli edifici pubblici in particolare, che attraverso un aumento dell'efficienza potrebbero ridurre i costi energetici e quindi ripagare automaticamente l'investimento necessario a renderlo più efficiente, questo investimento. E a mettere in moto un meccanismo, tra l'altro, moltiplicatore importante, perché è chiaro che per fare l'investimento per l'innovazione negli edifici pubblici non è così complicato immaginare che ci sarebbe una forte ricaduta sul sistema economico. Faccio presente che proprio qualche giorno fa l'Unione Europea ha fatto una direttiva che dice 3% ogni anno di innovazione e di investimento sull'efficienza energetica degli edifici pubblici, cioè c'è un limite minimo che i paesi devono soddisfare e questo è un incentivo forte a farlo ed è anche un'occasione per fare quella
politica industriale che si va facendo in Europa, ma che poi è politica dell'innovazione. È una parola prestata da un lessico che non si usava più, ma che va veramente tenuta presente oggi. Finisco dicendo che mi pare che bisogna stare attenti, come sempre, alle questioni dicotomiche, a dividere il mondo in parti che non si sentono collegate l'una all'altra, perché è vero che io ho detto che bisogna guardare anche alla domanda, ma non per questo le politiche dell'offerta in materia di innovazione, quelle che possono essere fatte attraverso il ruolo delle istituzioni che si legano alle istituzioni di ricerca per fare qualcosa che negli Stati Uniti ha avuto un grandissimo successo, sono qualcosa che deve essere portato avanti, ma bisogna per un verso, per altro verso anzi, guardare all'insieme di queste politiche che privilegino sia la domanda che l'offerta, e questo io spero che possa accadere nel prossimo futuro. Grazie. Grazie Luigi. The show goes on. Bene, grazie. Adesso tocca a Francesco Saraceno. Molte, Francesco. Sarò breve perché siamo tutti un po' stanchi. Cioè il rapporto non poteva non chiedersi quale sia il ruolo del settore pubblico nella ricerca di questo Graal che è la crescita e la produttività. Il mio compito è un po' facilitato dal fatto che le infrastrutture e la ricerca sono stati i temi che sono un po' trasversali a tutti gli interventi che mi hanno preceduto, quindi sarò in grado di appoggiarmi su quello che è stato detto prima. Se volete, quello che noi insegniamo ai nostri studenti è che ci sono degli aspetti che accomunano le grandi infrastrutture e il capitale umano, che sono il fatto che presentano esternalità e che sono sostanzialmente, con tutte le qualificazioni del caso, dei beni pubblici. E quindi questo porta a una divaricazione fra l'utilità sociale e l'utilità privata nella fornitura di questi beni, e quindi automaticamente a uno spazio per l'intervento pubblico. Se guardiamo ai due grandi campi dell'investimento in capitale, il capitale umano e il capitale fisico, Bob ha rapidamente ricordato prima che gli Stati Uniti sono più avanti dell'Unione dei Paesi Europei, della gran parte dei Paesi Europei, per quel che riguarda il capitale umano, anche se non è detto che questo duri, perché sembrano esserci segni di deterioramento del sistema educativo americano. Io ti assicuro, Bob, che anche il sistema educativo europeo sta deteriorandosi, quindi sarà soltanto una questione di corsa del gambero a chi va indietro più velocemente. Invece nelle infrastrutture fisiche siamo ovviamente in una situazione migliore in Europa che che negli Stati Uniti. Ciò nonostante, c'è un consenso unanime sul fatto che c'è ancora un certo bisogno di investimento pubblico. Uno studio di qualche anno fa, che noi citiamo nel rapporto dell'OCSE, lo quantificava fra il 2,5% e il 3,5% del PIL in investimento pubblico addizionale ogni anno, quindi insomma sono cifre importanti, e questo ovviamente crea una sorta di tensione inevitabile con il tema del nostro primo rapporto, che è la crisi. E da quando abbiamo scritto quel rapporto ad oggi la crisi è diventata una crisi chiaramente più centrata sulle finanze pubbliche, quindi sul problema di dove trovare questi soldi. Il ministro Passera anche mi ha facilitato il compito, perché ha lungamente parlato di come stanno il governo e tutti i governi europei, non soltanto quello italiano, stanno andando a cercare i soldi nei vari meandri in cui li possono trovare. Rimane il fatto che siamo in una situazione di forte tensione sui conti pubblici e di un sistema di regole che noi ci siamo forniti a livello europeo nella gestione dei bilanci pubblici. Ci parlo sia del patto di stabilità che abbiamo oggi, sia del fiscal compact che è in discussione in questo momento e che sarà nei prossimi mesi, quindi la nuova regola fiscale europea, in cui c'è una per sua natura, in qualche modo, per loro natura, in qualche modo, queste regole spingono i governi a
ridurre l'investimento pubblico. L'investimento è una spesa molto più trasparente della spesa corrente, e questo ovviamente porta, quando si devono soddisfare certi limiti, a ridurre spese potenzialmente più importanti per la produttività futura, ma meno visibili, meno portatrici di conflitti sociali di altre spese. E questo è ovviamente stato un problema fin dagli anni 90, e con il trattato, da partire dal trattato di Maastricht in poi, si può osservare che tutti i paesi europei, con pochissime eccezioni, hanno sperimentato una riduzione dell'investimento pubblico sostanziale, proprio in un contesto in cui, lo ripeto, invece il bisogno di investimento pubblico e di infrastrutture è cresciuto, non diminuito. Vorrei quindi, diciamo, soffermarmi. Noi facciamo molte proposte nel rapporto, alcune sono più, fatemi usare un termine, banali, altre sono un po' più specifiche. Mi vorrei soffermare su due in particolare. Una è quella in cui, appunto, per ovviare a questo problema, di rimettere sul tavolo una discussione che c'è stata all'inizio degli anni 90 e poi è sparita sulle regole fiscali europee, e di riconsiderare, di adottare un modello come quello che il Regno Unito ha adottato per un lungo periodo sotto Gordon Brown, la cosiddetta Golden Rule, prima che la Golden Rule diventasse il pareggio di bilancio nella nuova versione del Fiscal Compact. La Golden Rule era una regola che diceva che sostanzialmente si distinguevano le spese correnti da quelle per investimento. Le spese per investimento potevano essere finanziate con debito, le spese correnti dovevano essere finanziate con le tasse, sostanzialmente, quindi con le entrate correnti. Questa regola ha consentito al Regno Unito di mantenere un livello di investimento pubblico soddisfacente fin quando è stata applicata. Sarebbe il caso di rimetterla sul tavolo. Prima, parlando con la stampa, Stefano Micossi notava giustamente che c'è stato un timido tentativo di fare questo all'ultimo Consiglio europeo su iniziativa italiana. Non è ancora abbastanza, e soprattutto è un peccato che proprio nel momento in cui occorre guardare alla qualità della spesa pubblica, ci si focalizzi su delle regole che hanno target nominali e puramente quantitativi. La seconda considerazione, poi mi fermo perché, ripeto, non voglio abusare del tempo di parola, la seconda considerazione che facciamo nel rapporto, che secondo me è interessante, è che quando si pensa insieme a capitale umano e a capitale fisico, ci si rende conto che c'è un'inadeguatezza della contabilità nazionale. Supponendo che si abbia una golden rule, o supponendo che si trovi un modo per distinguere fra investimenti e spese correnti, c'è poi il problema di definire cos'è un investimento. Oggi la contabilità nazionale è molto chiara su cos'è un investimento è un investimento in capitale fisico. È ovviamente abbastanza difficile sostenere che lo stipendio di un professore, lo lasciamo perdere, ma sicuramente di un maestro elementare o di un maestro di liceo, sia meno importante per la produttività futura di una strada o di un ponte. Sappiamo tutti in questa stanza, penso che sappiano, che negli ultimi anni c'è stato uno sforzo di rivedere la contabilità nazionale alla luce di misure diverse della ricchezza. Penso alla commissione Stiglitz-Sen, di cui Jean Paul è stato l'iniziatore e uno degli animatori, che sta continuando, che dopo il primo rapporto si sta trasformando in uno studio su come cambiare il nostro modo di la nostra contabilità nazionale. Penso che questa discussione, che è ben poco teorica e molto applicata, si gioverebbe anche dell'introdurre la dimensione di che cos'è un investimento e cosa può consentire di avere più crescita futura, più produttività, e che quindi in qualche modo privilegi queste cose in un'eventuale regola europea. Per il resto, appunto, il contesto è quello che è stato abbastanza impressionante sentire il Ministro raccontarci come vanno a cercare i centesimi di euro in giro per le pieghe del bilancio o nei vari voci. Questo è il contesto, ma ciò non toglie che è utile riflettere su come avere un ambiente istituzionale, penso soprattutto alle regole europee per la governance macroeconomica, che sia più efficiente e che consenta di sviluppare l'investimento pubblico. Grazie. Grazie Francesco. No, last but not least, Stefano Micossi.
su scena, sul palco. Buonasera a tutti. Avete sostanzialmente sentito la sostanza del rapporto e come avete capito l'Italia non è che sia molto diversa dal resto dell'Europa, soprattutto dell'Eurozona, a cui è solidamente attaccata, però sembra soffrire delle malattie dell'Eurozona in maniera un po' più acuta. Questa è la sostanza. C'è, come già la prima volta, un capitolo dedicato strettamente all'Italia, discute soprattutto il mercato del lavoro, il sistema educativo e l'ambiente regolamentare. Non ci sono straordinarie novità, quindi e va tenuto presente che l'azione intrapresa dal governo attacca alcuni dei problemi che noi descriviamo, quindi in un certo senso è già superato, solo che gli effetti delle misure che vengono presi saranno lenti. È ancora la storia che si può raccontare oggi, ma forse abbiamo già cambiato alcune cose. Per esempio, l'Italia, come l'Europa, soprattutto continentale, soffre di un forte ritardo nei servizi, ma l'Italia è anche produttività, è anche il primo paese che ha completamente trasposto la direttiva europea sui servizi. Oggi noi è una cosa completamente sottovalutata, ma se uno di voi vuole andare per strada e aprire un negozio, lo può aprire. Probabilmente i vigili urbani verranno a chiudervelo perché non conoscono la regola europea, ma voi potrete farvelo riaprire andando dal giudice italiano. Purtroppo lui non conosce la giudice europea, la legge europea, allora probabilmente dovete andare fino in Cassazione per poter andare alla Corte di Giustizia, ma alla fine il vostro negozio sarà aperto perché voi avete diritto di aprirlo. Detto questo, io volevo solo, siamo in un'università, ci sono molti studenti, chiamo solo la vostra attenzione su un grafico che c'è a pagina 131 del nostro rapporto, che è il grafico in cui si vede l'andamento del salario unitario medio per l'economia italiana e della produttività reale pro capite dell'economia italiana. E la cosa interessante di questo grafico, che voi non potete vedere ma ve lo immaginate, è che la crescita dei salari per lunghi periodi e soprattutto, diciamo, dalla metà degli anni 95, degli anni 90, sempre eccede la crescita della produttività. Noi sappiamo naturalmente che abbiamo avuto un andamento traumatico della produttività negli ultimi 15 anni, i salari non sono cresciuti molto, ciò nonostante colpisce un sistema economico nel quale la produttività può rimanere per 15 anni sistematicamente al di sotto dell'incremento dei salari. Fuori dai denti stiamo evidentemente distribuendo redditi che non produciamo. La questione deve essere spiegata in modo di nuovo brutale, certamente rivela che questo sistema è protetto. Non è possibile in un sistema non protetto che accada una cosa del genere. Ci sono evidentemente delle protezioni. E se voi volete cercare la radice di queste protezioni, ci sono altri due fatti grossi che vi colpiscono. Uno è che noi sembriamo avere, diciamo, un mercato del lavoro fortemente dualistico, nel quale c'è quello ufficiale, molto costoso, dal quale si esce per espulsione e nel quale non si può rientrare sostanzialmente. E poi c'è quell'altro, quello flessibile, che però è un mercato povero nel quale non investono né le imprese né i lavoratori perché, diciamo, non è flessibile, è precario. Evidentemente i due fenomeni sono il duale l'uno dell'altro. E poi la dimensione media di impresa, l'avete sentito dire dal professor Pissarides e altri, la dimensione media di impresa, che è una cosa essenziale per poter gestire le tecnologie che oggi servono per aumentare la produttività, per aggredire i mercati più vasti che abbiamo davanti, la dimensione di impresa nel nostro paese continua a diminuire.
Quindi ci deve, e questo è un fenomeno unico fra i paesi avanzati, quindi ci deve essere qualcosa di molto speciale. Io metto molta enfasi sul mercato del lavoro per spiegare questi fenomeni. Quando sento qualcuno che dice ma noi siamo già flessibili, io dico deve essere una stupidaggine, perché guardo questi numeri, guardo la divergenza fra i salari e la produttività. E quando pensate alle protezioni che producono questo risultato, voi dovete pensare al fatto che noi continuiamo a regalare denaro per tenere in piedi delle cose che non possono stare in piedi, e le regioni hanno moltiplicato questo fenomeno per 50. Diciamo, il turismo non cambia, perché teniamo in piedi albergucci che non possono stare in piedi. Abbiamo la struttura produttiva più simile a quella che era nel dopoguerra di tutti i paesi avanzati. Credo che siamo l'unico paese avanzato che ha una correlazione positiva fra la struttura produttiva del dopoguerra e quella di oggi. Anche se dentro la struttura produttiva c'è stato molto cambiamento, ma la specializzazione è rimasta quella. E poi abbiamo un sistema straordinario di protezione di tutte le imprese sopra una certa dimensione, che è il lazzaretto gestito dal Ministero dell'Industria. Quando si mette proprio male, purché ci sia un sindacato aziendale, vi conducono al lazzaretto, dove la liquidazione dell'impresa può durare dai 20 ai 65 anni, naturalmente con tutti gli stipendi garantiti, pagati, e moltissimi denari ai liquidatori che, diciamo, hanno fortissimi interessi. E infine c'è un sistema di sostegno della disoccupazione che il governo sta cercando di attaccare, che privilegia il salvataggio dell'esistente e impedisce lo spostamento delle risorse. Quindi un'economia straordinariamente rigida, il cui risultato è quel mercato del lavoro che vi ho descritto e il mio grafico. Qui siamo in un'università, provate a rifletterci un pochino. Buonasera. Okay, there is a paradox in what c'è il paradosso, un paradosso in quello che ha appena detto Stefano. Se i salari aumentano più della produttività, non posso capire tutto perché come è diminuito il tasso di disoccupazione, dovrebbe solo aumentare in questo modo. Se ho capito bene il significato di quello che ha detto. Tuttavia le cose non sono poi così chiare e dobbiamo addentrarci maggiormente nel soggetto, nell'argomento. Avete domande? Domande? Sì. Questo Paganetto ha detto giustamente che la ricerca non dà necessariamente un risultato. Si comincia a fare ricerca, poi magari si scopre qualcosa. Chiaro, questo in tutto il mondo. Però c'è un problema. La probabilità di scoprire qualcosa di nuovo è proporzionale alla qualità delle persone che la fanno, la ricerca. La domanda è questa. Professore, lei pensa che raddoppiando la spesa per ricerca data all'università italiana in Italia oggi, così com'è, c'è una qualche probabilità di riuscire a scoprire qualcosa di nuovo? Cioè il problema poi sostanzialmente alla fine è questo, e la domanda la faccio subito. Mi ricordo che Vittorio Grilli, prima di essere ministro dell'economia, era il direttore generale del Tesoro ed era anche a capo di una task force per far rientrare, diciamo, i cervelli italiani, i giovani italiani che stavano nelle università in giro per il mondo. Quindi la mia domanda è, siccome non si può fare, io personalmente sono contrario ad aumentare i fondi alla ricerca, perché sono sicuro che i fondi alla ricerca in un paese così com'è, corrotto così com'è, dove non c'è meritocrazia, dove tutto ciò che è pubblico è soggetto al database della raccomandazione, significa sprecare soldi. È la stessa cosa di dire aumentiamo l'investimento nel sud Italia, ma se la metà va nelle tasche della mafia. Aumentiamo gli investimenti, aiutiamo la Repubblica Centrafricana, ma se tutto va nelle tasche dei governanti corrotti, meglio non sprecare soldi. Allora, prima di pensare... Qual è la domanda? Ecco, la domanda è questa. Che fine ha fatto quel centro che doveva portare giovani in Italia, eccellenze in Italia e fargli fare ricerca in Italia?
prima domanda. Seconda domanda, come lei prevede di fare in modo che il raddoppio dei fondi alla ricerca non vadano sprecati? Altre domande e poi vi e dopo. Yes. Altre domande? Good afternoon. I'm Senator. Sono Senator Fantetti. Mi dispiace, non ho potuto leggere il report. Non pensate che, per quanto riguarda il dibattito sulla crescita, per il momento non posso dimenticare che ogni invenzione, di tutte le cose che noi utilizziamo tutti i giorni, i PC, Facebook, ma anche il progetto sul genoma, sono stati prodotti negli Stati Uniti non per causa degli investimenti pubblici, ma per i soldi privati che sono stati in grado di sostenere la crescita. Quindi io non credo che la ricerca e lo sviluppo, i soldi per la ricerca e sviluppo disponibili per l'esercito cinese, per fare un esempio, siano inferiori a qualcun altro. Ma per una ragione o per l'altra, vengono sempre dagli Stati Uniti, perché l'ingrediente giusto per l'ambiente della produzione è lì. E l'elemento è il denaro privato. Mi domando se qualcuno di voi abbia sostenuto il fatto che ci voglia più denaro pubblico per sostenere gli investimenti e le innovazioni in Europa. Forse però non è questo quel punto da sostenere, abbiamo bisogno di più denaro privato che pubblico. Grazie. Altre domande? L'ultima, solo l'ultima. Una domanda. Vabbè. Ok, so we will try to answer both question. First Luigi, Bob. In realtà sono d'accordo con il signore seduto qui davanti. Il fatto che se faccio un elenco di tutte le cose che farei per migliorare la produttività dell'economia italiana, l'ultima cosa che farei è investire nella ricerca e sviluppo. È molto più importante. Se le invenzioni sono negli Stati Uniti e avvengono negli Stati Uniti, faciliterei l'introduzione di queste invenzioni in Italia e non. E lo stesso in altri paesi, cioè l'ingresso di quello che viene fatto a Silicon Valley è più facile nell'interno di paesi come l'Italia e la Germania. Non vorrei ricreare Silicon Valley in Italia tramite una politica industriale o investimenti del governo. E negli Stati Uniti noi pensiamo che facilitare le invenzioni, e ci sono un paio di differenze qui, cioè invece di dare denaro dal governo federale agli studenti del college, è meglio dare denaro del governo alle università, perché è tramite delle borse di studio concorrenziali a livello di studenti universitari che si aumenta la concorrenzialità e quindi si innalza il livello di persone che possono raggiungere quel livello per facilitare l'invenzione, la ricerca e lo sviluppo. Alla fine degli anni Ottanta leggevamo alcuni libri negli Stati Uniti con titoli che avevano il Giappone è il numero uno e ce n'erano migliaia. Le informazioni, la tecnologia delle comunicazioni sono state inventate in Giappone. Noi abbiamo inventato il videoregistratore, ma loro l'hanno perfezionato, l'hanno trasformato in un prodotto al consumo. La transizione è avvenuta quando il Giappone ha iniziato a seguire, ad abbassare i livelli di produzione e gli Stati Uniti hanno iniziato a produrre software. E perché?
perché è stato sviluppato il pensiero imprenditoriale, ma questo soprattutto anche perché l'inglese è la seconda lingua parlata nel mondo e l'innovazione, il software nei paesi che parlano inglese e di lingua inglese è avvenuto proprio negli Stati Uniti perché era più facile farlo, era più facile svilupparlo in un paese in cui la prima lingua era l'inglese e i software parlano tutti inglese. Bob Gordon, cioè il periodo in cui l'innovazione giapponese erano al centro dell'attenzione degli Stati Uniti. All'epoca stavo a Stanford e ogni giorno la televisione si parlava di questo problema, ma la questione è che il sistema degli Stati Uniti è un sistema in cui la competizione per i fondi di ricerca funziona egregiamente. Io dico che per rispondere anche all'altra domanda, c'è una questione che qui io ritengo ancora largamente irrisolta ed è quella della competizione, della concorrenza tra istituzioni di ricerca pubblica. Perché io credo che seppure dopo lunghi travagli è nata una riforma, questa riforma trascura questo aspetto ed è l'aspetto fondamentale, quello attraverso il quale le singole istituzioni di ricerca, università o altro, competono prospettando un loro progetto, un loro programma rivolto a studenti e a ricercatori, attraendo gli uni e gli altri. È chiaro se viceversa noi abbiamo un sistema, per fare un riferimento concreto, attraverso cui ci sono i cosiddetti bacini di afferenza degli studenti verso l'università, che è l'esatto contrario di quello che sto dicendo, questa concorrenza non si fa, dovrebbe essere il contrario. E allora a quel punto si mette in moto un meccanismo virtuoso che evita quello che la preoccupa, ma finché non riusciremo a far questo non ci sarà la possibilità di andare nella direzione giusta. Sono assolutamente d'accordo su quello che è già stato detto da entrambi i miei colleghi, tuttavia non hanno sottolineato abbastanza un aspetto. Non abbiamo bisogno di nuova ricerca e sviluppo in Europa. Avete sottolineato il punto importante, cioè molta della tecnologia che utilizziamo viene da un'invenzione europea. La tecnologia per l'iPod, per esempio, parte da un'invenzione europea. L'MP3 è un'invenzione europea che noi non siamo stati in grado di sviluppare in Europa. Skype è un'invenzione europea, le aziende americane l'hanno sfruttata. E anche per quanto riguarda la telefonia mobile, Nokia ed Ericsson hanno sviluppato quella tecnologia che viene utilizzata dal BlackBerry e dall'iPhone. Il problema appunto è saper sfruttare queste tecnologie. E il secondo elemento è aiutare queste aziende che hanno avuto queste, aiutarle a crescere. La Nokia, per esempio, ha inventato lo smartphone, quello che adesso viene definito smartphone. Internet è stato inventato da un ragazzo inglese. Ma quando si parla del web si dice che è stato inventato all'MIT, tuttavia si dice che gli scozzesi hanno inventato la televisione e che gli inglesi hanno inventato il web, insomma c'è grande polemica in questo senso. Il problema è l'attuazione, l'implementazione, l'utilizzo della tecnologia. Siamo stati trascinati via dalla eccessiva regolamentazione della burocrazia, per questo non siamo stati in grado di implementare le nostre innovazioni. E questo ha anche una relazione con il soggetto e l'argomento sollevato dal mio collega Paganetto, cioè
l'ulteriore inserimento di capitale nella ricerca e sviluppo. No, non abbiamo bisogno di maggiori incentivi alla ricerca e sviluppo, ma dobbiamo aiutare le aziende che esistono a utilizzare la tecnologia, ad adottare la tecnologia, a svilupparla, a utilizzare meglio e in maniera più diffusa il venture capital, cosa che non avviene in Europa. Dobbiamo andare nella direzione adeguata in questo senso e utilizzare molto di più il PPP, lo strumento del Public and Private Partnership. Quindi qualcosa deve essere fatto in questo senso per poter diventare concorrenziali a livello internazionale. Grazie, ci sarebbe molto da aggiungere su questo aspetto, perché chiaramente nulla è certo né ovvio. Io non ho certezze su questo aspetto, nessuno dovrebbe averle. E non possiamo avere certezze perché, come ha sottolineato Bob, in fin dei conti la rivoluzione, la nuova rivoluzione tecnologica si è ripercossa sulla produttività per 8 anni negli Stati Uniti, non di più. Quindi non sappiamo cosa accadrà in futuro. Pensiamo al Giappone, pensiamo agli Stati Uniti, non sappiamo. Sì, 8 anni. Però l'incremento è stato del 20%, eh? Vorrei che la produttività in Europa fosse adesso maggiore del 20%. Ma certo, certo. Vuoi aggiungere qualcosa? Vorrei sottolineare il perché della mia visione pessimistica rispetto alla tecnologia. Ho un amico alla MIT che è molto entusiasta dello sviluppo dell'incombente macchina senza autista, senza guidatore. Ora, noi attualmente, il microfono per cortesia, grazie. Noi, anche se avessimo queste auto senza autiste, in realtà non avrebbe nessun impatto, ad eccezione forse della costruzione del sistema di guida, e non avrebbe quindi un effetto sul denominatore della produttiva. Questo è il genere di cose che intendo. Da quando ho scritto questo articolo ho ricevuto tanta mail non richiesta, e le mail più interessanti vengono dai medici. E sono d'accordo con me. Noi sicuramente stiamo migliorando dal punto di vista farmaceutico, a parte il miracolo della tecnologia del genoma, stiamo comunque producendo nuovi farmaci, ad esempio contro il cancro. Quindi c'è un'altra differenza interessante tra l'Europa e gli Stati Uniti da ricordare. L'amministrazione repubblicana sotto Bush si è rifiutata di consentire al governo di avere alcun potere di negoziazione sui prezzi. George Bush ha adottato questa misura senza quindi proporre delle tasse con cui pagare le nuove misure. Ecco perché la sua amministrazione è in gran parte responsabile dell'attuale problema del debito negli Stati Uniti. E i prezzi negli Stati Uniti a livello farmaceutico sono più elevati in Europa, ma la maggior parte dell'innovazione a livello farmaceutico viene proprio dagli Stati Uniti. E questo è il modo in cui vanno le cose, avere quindi dei prezzi non controllati semplicemente perché sta cercando di, diciamo, consentire all'industria biologica di operare nel tuo paese, ma non può funzionare in Europa, perché sarebbe come, non lo so, perseguire delle politiche che ci portano a copiare qualunque cosa venga fatta dagli Stati Uniti. In realtà l'Europa dovrebbe smettere di occuparsi di inventare le cose, dovrebbe fare meglio a livello di adozione di ciò che già esiste, meglio utilizzare l'esistente. Grazie.
Intanto vorrei davvero ringraziare Jean-Paul e tutti i nostri amici economisti che hanno partecipato a questo, alla stesura di questo importantissimo paper. Come sapete, questa è la seconda edizione di un paper che noi facciamo. 2 anni fa ne abbiamo fatto un altro che era Beyond the Crisis, quindi noi andiamo sempre beyond, cerchiamo sempre di capire, non ci fermiamo allo short term, come dicevamo prima, a guardare e analizzare quello di cui si parla tutti i giorni sui giornali, ma cerchiamo sempre di fare un'analisi un po' più profonda di quanto succede. E appunto quest'anno abbiamo parlato di al di là del short term, facendo un focus importante sulla produttività. Ecco, io ci tengo a ricordare questo perché penso che il ruolo di un'università come la nostra, prima di tutto ovviamente quella di cercare di dare un buon servizio educativo ai nostri ragazzi, cercare di creargli opportunità di lavoro per il futuro, quello di cercare di dargli una serie di skills che gli permettano di essere uomini e donne domani capaci di adeguarsi in un mondo che cambia con velocità, ma credo anche che un'università come la nostra abbia anche il compito e l'obiettivo proprio di approfondire tematiche importanti, tematiche che proprio magari non nell'immediato ma nel medio termine arrivano a influenzare fortemente l'economia e la società del nostro paese. Quindi noi ci teniamo molto anche a questo nostro ruolo di approfondimento, lo facciamo attraverso appunto queste edizioni che continueranno e andranno avanti. Abbiamo proprio deciso qualche giorno fa con Jean-Paul, con Stefano, con altri professori che sono qui, di dar vita proprio all'interno della nostra università a un think tank che voglia in modo continuativo ragionare proprio sul futuro della European Economic Governance. Si parla molto di questo, anche qui spesso lo si fa solo nella logica dell'austerità o lo si fa solo nella logica di capire che ruolo deve avere la Banca Centrale Europea, che ruolo deve avere la Commissione, che ruolo devono avere i singoli paesi. Noi appunto attraverso questo think tank cercheremo di andare oltre, cercheremo di ragionare su quale modello federalista vogliamo, quale modello economico ragionare, quali sono i problemi, quali sono le opportunità anche di un cambiamento a livello europeo. In molti paesi europei si ragiona in modo approfondito di Europa, in Italia forse lo si fa un po' meno, quindi abbiamo deciso proprio di dar vita, di dare vita all'interno della nostra università a un think tank in cui persone di grande valore, di grande esperienza, come molti di quelli che sono qui, appunto ci aiuteranno proprio a ragionare su questi temi. Sul tema specifico che è stato affrontato oggi, io ho trovato il paper estremamente interessante, mi è piaciuta molto le due analisi, da una parte appunto il confronto dell'andamento della produttività, del tasso di occupazione tra Stati Uniti e Europa e dall'altra parte un focus specifico sull'Italia, dove, come ha detto prima Stefano Micossi, si evidenzia con chiarezza che l'Italia ha magari in un'intensità maggiore, ma sostanzialmente i problemi, no? I problemi europei ovviamente con un'intensità maggiore nella logica della produttività. A me pare che i temi che sono stati sottolineati qui sono assolutamente condivisibili e assolutamente, come dire, importanti. Io ho partecipato qualche giorno fa a Berlino a un incontro proprio tra sostanzialmente i maggiori industriali manager europei per capire qual è il futuro industriale dell'Europa, qual è il futuro anche economico dell'Europa, quali sono i problemi concreti da affrontare, e devo dire che le analisi e anche le ricette che sono venute fuori sono assolutamente in linea con quello di cui oggi abbiamo discusso. C'è un aspetto che voglio sottolineare, scusatemi, la mia anima un po' industriale lo evidenzia, ma è stato ricordato da alcuni degli economisti che hanno parlato prima. Se guardiamo all'Europa, magari all'Italia un pochettino meno, anche se in Italia, ma se guardiamo all'Europa, tutto sommato l'industria europea ha ancora una forza significativa. Se la compariamo per esempio a quella americana e guardiamo che cosa è successo in questi ultimi 10 anni in termini di quote di mercato internazionale, tutto sommato l'Europa ha tenuto anche un po' meglio rispetto alla situazione americana. Quindi abbiamo una parte industriale europea che ha certamente, deve fare di più, deve ragionare di più, poi tornerò su alcuni dei temi di cui abbiamo parlato prima, ma tutto
tutto sommato parte con una qualche, diciamo, forza e una posizione competitiva complessivamente abbastanza positiva, soprattutto se appunto comparata con quella americana. Il grande problema sono i servizi, è evidente, questo è molto chiaro da tutti i dati, questo vale per l'Europa, vale nello specifico per l'Italia, ma anche per l'Europa, la nostra capacità appunto di creare produttività lì, di creare occupazione, come si diceva prima, anche di esportare rispetto al resto del mondo per l'Europa non è positiva, i temi sono quelli molto chiari, insomma c'è un problema di scarsa liberalizzazione, c'è un problema di non perfetto mercato interno, no, che riguarda anche tutto sommato i servizi, c'è un problema, come è stato detto chiaramente, di non dimensione sufficiente, capacità di sfruttare le economie, in particolare le tecnologie soprattutto dell'ICT, c'è un problema di dimensione, c'è un problema di rigidità complessiva. Quindi io credo che un primo focus molto importante debba essere certamente sui servizi, e questo mi pare che è molto chiaro. Sull'educazione, io anche in questa riunione che abbiamo fatto a Berlino, quasi tutti gli industriali manager presenti hanno parlato proprio del tema dell'educazione, e tutto sommato se noi guardiamo la forza della Germania, in parte è anche dovuta proprio a quello che diceva prima Chris, lì c'è, ci sono scuole tecniche, high school più efficienti rispetto probabilmente anche alla media europea, quindi il tema educazione è un tema molto importante. Ho visto appunto, ho sentito Bob che diceva, che evidenziava le sue preoccupazioni sul sistema educativo americano, credo che anch'io, che anche in Europa però dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più, e condivido quello che si diceva prima, che il tema delle scuole superiori è certamente un tema fondamentale su quale forse non si riflette a sufficienza e non si ragiona sufficientemente. Sull'innovazione, anche qui insomma è uscito con chiarezza quello che dobbiamo fare, io condivido i punti di vista, quindi mi pare che, come dire, uno dei vantaggi di questo paper che dà una serie, fa un'analisi precisa e dà una serie anche di indicazioni e di policy da seguire molto concrete. Fatemi dire qualcosa sull'Italia, ovviamente, ecco, io l'ho già detto prima, condivido che i problemi italiani sono sempre da inquadrare nella logica europea e appunto sono spesso l'estremizzazione di problemi che tutta l'Europa ha. Quello che è successo negli anni e il motivo per cui l'Italia ha un andamento di produttività così scarso è scritto molto bene nel paper, lo sappiamo tutti, il problema è che l'Italia da un certo momento in poi, dagli anni 80 in poi, non ha saputo adeguarsi ai cambiamenti in corso. Noi abbiamo fatto anche come centro studi di Confindustria, Stefano lo sa, una ricerca credo interessante che arrivava un po' agli stessi le stesse conclusioni, cioè perché l'Italia è in questa situazione, non è un problema solo degli ultimi 10 anni, il problema viene da più lontano, a partire dagli anni 80 probabilmente noi non abbiamo saputo reagire ai cambiamenti, alle innovazioni tecnologiche, ci siamo irrigiditi per evitare, come dire, cambiamenti, anche cambiamenti di modelli, di aziende, che alcune erano, come dire, potevano morire, altre dovevano nascere, abbiamo irrigidito, abbiamo aumentato la spesa pubblica, abbiamo irrigidito il mercato del lavoro, e appunto la situazione che si è creata è una situazione appunto di un enorme irrigidimento complessivo, sia dal punto di vista economico del mercato del lavoro e anche della capacità di cambiamento. Questa è la situazione che noi abbiamo davanti. Io sono d'accordo con quello che diceva prima Stefano Micossi. Il governo Monti, che lavora da circa un anno, ha incominciato a affrontare i problemi che questo paese ha e che si porta dietro da alcuni decenni, ha cominciato a fare le sempre citate riforme strutturali e ha cominciato proprio ad affrontare alcuni dei problemi che abbiamo visto, che sono anche problemi a livello europeo, quindi sui servizi, come ricordava Stefano, alcuni aspetti sono stati risolti. In generale, credo, io sono molto convinta che questo paese ha bisogno di più mercato, di più liberalizzazione. Il governo ha cominciato ad affrontare alcuni temi, alcuni settori come quello del gas, dell'energia, di alcuni altri settori, ma credo che ancora molto rimanga da fare, soprattutto sui servizi pubblici locali e su altri aspetti dove la produttività è molto bassa. Voi sapete che
fatto 100 le aziende di servizi pubblici locali che sono appunto controllate spesso dalle regioni e dagli enti locali, due terzi di queste sono in perdita, spesso fanno anche una concorrenza sleale invece alle imprese private, non producono qualità, non producono innovazione, irrigidiscono la situazione. Quindi io credo che questo paese ha bisogno di continuare fortemente sul tema di più mercato, più liberalizzazioni. Uno sforzo è stato iniziato su alcuni aspetti, ma dobbiamo certamente continuare. Sull'educazione, io credo di poter dire, e il rettore lo sa perché ragioniamo molto spesso su questo, che la riforma dell'università varata dal precedente governo ha incominciato, processo anche qui ancora lungo, ha incominciato a cambiare un po' le regole, lasciando più spazio al merito, lasciando, come dire, più autonomia alle università, cercando proprio di far sì che ci sia un'allocazione più efficiente anche delle risorse. Noi stiamo cercando proprio come LUIS di sfruttare al meglio queste opportunità che ci vengono date proprio per ragionare in questi termini. Quindi io credo che su questo tema dell'educazione noi dobbiamo fare molto in termini universitari, dobbiamo fare molto, come dicevamo prima, sulle scuole secondarie, mentre tutto sommato in Italia possiamo ancora dire che in termini di scuole primarie abbiamo ancora delle eccellenze positive, ma certamente non ci dobbiamo sedere su questo, ma dobbiamo continuare a investire. Ma questo è certamente un tema molto importante. Sull'innovazione e sulla ricerca io condivido quello che è stato detto, io credo che il tema non è tanto quello di avere maggiori fondi pubblici sulla ricerca, anche se, come sapete, noi siamo il paese che in Europa ha il minore investimento in ricerca e innovazione, sia dal punto di vista dei fondi pubblici che dal punto di vista dei fondi privati, quindi se questo discorso che è stato fatto prima vale per l'Europa, per l'Italia c'è un ulteriore gap, no? Proprio in termini di quantità di risorse investite sia a livello pubblico che a livello privato, ma credo che assolutamente il tema vero è come implementare le invenzioni che vengono da tutto il mondo, come fare in modo che anche il nostro sistema di piccole e medie imprese abbia accesso a queste innovazioni, attraverso queste innovazioni abbia la capacità di migliorare la propria qualità, il proprio valore aggiunto e la propria capacità competitiva. Su questo c'è un lavoro importante da fare e credo che certamente questo sia un tema importante. Due ultimi aspetti volevo sottolineare, uno è quello della dimensione di imprese, l'altro è quello del mercato del lavoro e delle relazioni industriali. Sulla dimensione delle media d'impresa, voi sapete che in questo paese per molti anni è valsa la logica piccolo e bello, che è assolutamente, credo, sbagliato. Non bisogna generalizzare, perché in alcuni casi ci sono anche aziende molto piccole che sono leader di nicchia e magari fatturando 10 milioni di euro o 5 milioni di euro possono avere la giusta dimensione. Ci sono invece, come dire, alcuni settori dove anche fatturare 5 miliardi di euro vuol dire essere piccoli, quindi non si può fare una generalizzazione complessiva della dimensione, ma non c'è dubbio che se noi guardiamo il sistema industriale italiano nel proprio insieme, il sistema imprenditoriale italiano nel proprio insieme, noi abbiamo complessivamente una dimensione troppo più bassa rispetto alla media europea, e oggi con mercati così complessi, con l'incertezza che c'è, con la difficoltà a reperire capitali, con la difficoltà, come si diceva prima, di attrarre cervelli, la piccola dimensione diventa un handicap molto forte. Questo è un tema vero, ha ragione Stefano che noi siamo l'unico paese in controtendenza e anche in questi anni la dimensione media continua a calare. Questo è un tema molto legato certamente al tema delle rigidità del mercato del lavoro, al tema di un eccesso di regolamentazione, a un tema di venture capital. Lasciatemi fare anche un po' di, come dire, autocritica agli imprenditori italiani, quindi anche a me stessa. In certi momenti c'è anche un problema, come dire, di cultura aziendale. In alcuni casi si preferisce magari, per un problema di governance, mantenere una piccola azienda di cui magari si è proprietari al 100%, piuttosto che magari invece, no, avere un'azienda più grande, andare in borsa, aprirsi a venture capital, aprirsi ad altri azionisti, quindi c'è un problema anche da questo punto di vista da affrontare. Ultimo tema sul mercato del lavoro, sulle relazioni industriali, io condivido che
in Italia c'è un dualismo enorme del mercato del lavoro che non va bene, che sostanzialmente poi penalizza i giovani e le donne nella parte, diciamo, più meno, dove si investe di meno e dove c'è meno certezza, e dall'altra parte invece c'è un irrigidimento molto forte. La riforma del mercato del lavoro dell'attuale governo, la mia posizione, la posizione di Confindustria su questo è nota, secondo noi no, è stata un po' una occasione sprecata, poteva fare meglio, poteva fare di più in entrambi gli aspetti, quindi su questo tema credo che sia importante tornare e proprio evitare questo dualismo, cambiare alcune cose e rendere appunto la capacità di trasformazione anche delle imprese migliore e più efficiente. C'è un tema anche di appunto produttività legata al sistema in cui si rinnovano i contratti. Quando io ero presidente di Confindustria nel 2011 abbiamo fatto dopo molti anni un primo cambiamento che proprio lascia più spazio al contratto di secondo livello, al contratto aziendale, e riduce un po' la portata dei contratti nazionali, perché voi capite che scambiare produttività a livello nazionale è in un contratto nazionale è sostanzialmente impossibile. Quello che invece bisogna fare è proprio cercare di avere maggiore peso della contrattazione a livello aziendale, dove lì sì lo scambio tra produttività e salario è molto più facile, e lì c'è la possibilità di, come dire, mettere mano ai due grandi problemi che l'Italia ha, cioè bassi salari e nello stesso tempo bassa produttività. Quindi lì abbiamo fatto un primo salto permettendo, diciamo, ai contratti aziendali di derogare ai contratti nazionali su una serie di punti. Oggi, come ricordava il ministro Passera, è in corso una nuova trattativa per cercare, come dire, di ridurre ulteriormente gli automatismi dei contratti nazionali e cercare di fare in modo che sempre più ci sia un legame molto stretto tra produttività e salari. Ultimo aspetto voglio sottolineare e chiudo, tornando anche un attimo all'Europa e quello che è stato detto prima. Io credo che il nostro Paese in questo anno ha fatto dei salti in avanti importanti, non c'è dubbio, ha recuperato reputazione internazionale, ha cominciato questo, come dire, questo difficile ma fondamentale percorso di riforme strutturali, ha fatto un enorme lavoro per abbassare il deficit. Noi abbiamo fatto l'anno scorso manovre per i prossimi 3 anni di 80 miliardi di euro, che è una cifra che credo non abbia uguali in passato in Italia, ma neanche nei paesi occidentali, ovviamente fatto, e purtroppo questo non è positivo, per una buona parte in aumento di tasse e in parte in riduzione di spesa pubblica. E quindi il percorso, come dire, con alcuni errori è in corso, è positivo, va portato avanti. Ecco, però io penso che se noi, e questo è stato ricordato prima da alcuni dei nostri economisti, se noi continuiamo a avere regole europee che sostanzialmente misurano i paesi esclusivamente in modo quantitativo sulla capacità e sulla velocità di ridurre i deficit e i debiti, senza guardare invece alla produttività, alla competitività, alla capacità di creare, come dire, benessere nel paese, capacità di creare crescita, il rischio è che i paesi che sono in difficoltà, come il nostro, con ancora molta maggiore intensità la Spagna e la Grecia, saranno in una situazione sempre peggiore. Stefano Micossi qualche giorno fa a un convegno in cui eravamo insieme ha mostrato un grafico che evidenzia che in questi anni di crisi il gap, no, di crescita e di produttività tra i paesi in difficoltà e i paesi, diciamo, forti dell'Europa si è aumentato. Allora qui dobbiamo deciderci, non possiamo pensare di avere una moneta unica e meccanismi che sostanzialmente fanno sì che i paesi in difficoltà debbano continuamente ridurre in modo solo quantitativo deficit e debito senza mai preoccuparsi della crescita e della produttività di medio termine, perché poi quello che succede è molto chiaro: nel momento in cui il nostro governo, il governo spagnolo, il governo greco, tutti gli altri governi sono misurati sulla loro capacità di ridurre i deficit e sulla velocità nel farlo, quello che succede è che si taglia la spesa pubblica su tutto, si taglia quindi anche la spesa pubblica sull'educazione, sulla ricerca, su tutte quelle cose, sulla capacità di fare innovazione, sulla capacità di fare start-up, si taglia proprio la spesa là dove invece bisognerebbe investire, e alla fine si aumentano le tasse un po' su tutto senza riuscire appunto
a uscire da questo meccanismo. Quindi io credo che sia molto importante che un'Italia più forte, con una voce più autorevole, possa veramente portare a un cambiamento anche di queste regole europee, perché così è difficile farcela, e spinga un paese come il nostro. L'Europa deve essere un supporto, come è stato negli anni 90, ci debba spingere a fare le riforme di cui abbiamo bisogno, non invece semplicemente porci delle logiche quantitative, perché questo non è positivo per il futuro. Io penso, proprio perché sono un europeista molto convinta, che se nelle, diciamo, tra i cittadini europei, in particolare dei paesi che hanno difficoltà, si crea l'equazione Europa uguale austerità, aumento delle tasse, come dire, taglio delle pensioni e situazioni di questo tipo, il rischio che appunto nelle varie elezioni europee o comunque all'interno dell'Europa si creino movimenti anti-europei, movimenti populisti e demagogici, che alla fine porteranno esattamente al contrario di quello che abbiamo bisogno, cioè più Europa, più integrità, e tornare insomma non solo a parlare di austerità, di deficit e debito, ma soprattutto per ragazzi come quelli che sono qui, parlare anche di Europa come di un grande sogno, come della possibilità di tornare attraverso un'Unione Europea a parlare anche di valori, di capacità di creare benessere, capacità di creare occupazione, capacità insomma di ritrovarci come una unica grande nazione che ritrova la propria storia e cerca anche di andare avanti guardando appunto a un futuro che non è solo un futuro di tagli e sacrifici, ma è un futuro certo di tagli e sacrifici oggi, ma per avere finalmente domani più speranza, più benessere, più possibilità, come dire, di avere per i nostri giovani un futuro migliore. Grazie. Chiudiamo. Mille per tutto.